Prima di ritornare sul nostro post, volevo riprendere il discorso di, parlavamo prima dell'importanza in una eventuale social media strategy, parlavamo dell'importanza del contenuto che chiaramente finisce su Facebook piuttosto che su Twitter, piuttosto che su tutti gli altri social. Parlavamo anche però di quanto la social media strategy a volte sia o debba essere Facebook centrica, perché poi chiaramente il grosso numero di utenti utilizza Facebook. In questo grafico ci sono tre percentuali su cui volevo che riflettessimo insieme. Il 34% degli utenti di Facebook è fan di una testata giornalistica o di un giornalista. Pensate a quei giornalisti che anche per via della televisione o della radio, diciamo, di altre dinamiche, sono dei personaggi mediatici più conosciuti, diventano in qualche modo un brand, hanno la fanpage e molti decidono di seguirli attraverso questa fanpage. Il 34% degli utenti Facebook, che è un numero, secondo me, abbastanza importante. Il 22%, diciamo, dei circa 20 milioni di italiani, 12 che lo utilizzano con una certa continuità, il 22% degli utenti afferma di informarsi su Facebook. Quindi Facebook come fonte di notizie e di informazioni. Il 78% legge le notizie su Facebook, ma vi si accede per diverse ragioni. Questo significa che arrivo su Facebook probabilmente non per leggere le notizie. Fatto sta che lo utilizzo per poi essere anche informato sui fatti. E quindi ecco perché vi dicevo prima e vi ridico adesso con il conforto dei dati, è importante considerare che molte informazioni passano da Facebook ed è quindi su Facebook che si gioca e sui social in genere che si gioca una partita importante. Diciamo che ho cercato di tirar fuori quelli che sono dei numeri che ci possono dare il senso di alcune dinamiche sui social network. È interessante pensare che ci siano fanpage come quella del New York Times con 5,6 milioni di fan, Repubblica in Italia ne fa 1,5, Fanpage 2 milioni, Huffington Post in genere, Huffington Post, diciamo la fanpage mondiale, 3 milioni. Repubblica fa 1,5 milioni, volevo citarvi questo come caso pratico. Fa 1,5 milioni di fan e stamattina leggevo i dati aggiornati a fine aprile, Repubblica.it fa 1,2 milioni lettori al giorno e circa, diciamo, 10 milioni di pagine viste. In questo caso c'è un rapporto diretto, almeno se guardiamo i numeri, no? C'è un rapporto diretto tra quelli che sono i fan e quelli che sono i lettori unici, che è il corpo e il numero, la cifra che mi interessa di più, perché le pagine viste sono influenzate dalle notizie che vengono impaginate o che si trovano in home page e quindi influenzate da tante dinamiche. Nel caso di Repubblica, diciamo che c'è uno zoccolo duro di 1,5 milioni di persone, più o meno, che quotidianamente leggono Repubblica
e costantemente vanno a monitorare il profilo di Repubblica sulla fanpage. Il punto è che non è detto che questo tipo, che siano gli stessi che leggono il sito e che poi guardano la fanpage, perché io posso anche decidere e possiamo pensare, perché statisticamente sarebbe possibile, ma molto complicato, capire se tutti i fan corrispondono ai lettori di Repubblica.it, no? A quelli che ci danno il click quotidianamente. Sicuramente non, io credo che non ci sia, quasi sicuramente non ci sia un dato che sotto questo punto di vista ci dica che c'è un legame diretto tra la fanpage e il sito. Voglio dirvi che io posso decidere di essere fan di Repubblica o di essere fan dell'Huffington Post e non andare sul sito. E quindi i social, io sono fan della tua testata, però stranamente non ti porto visite al sito. È una dinamica da considerare, può accadere, perché io decido di legarmi al brand, quindi clicco mi piace, seguo la pubblicazione, quella che è la social media strategy, con la pubblicazione quotidiana dei link, dei pezzi e quant'altro, però magari non ci clicco mai sul pezzo, quindi perché leggo il pezzo, leggo soltanto il titolo, può essere. È una dinamica da considerare. In quella che è la vostra timeline, quello che è il vostro diario, quando guardate anche le altre notizie che scorrono, forse dedicate un secondo e mezzo ad ogni notizia, se va bene. E quindi significa che il 99% di ciò che leggiamo non ci clicchiamo, il 90% di ciò che leggiamo sicuramente non ci andiamo a cliccare sopra, perché altrimenti staremmo ore a rimbalzare tra i social e i siti internet. Perché andremo lì a vedere il titolo della notizia e poi andremo sul sito a leggerla. Ed è un'operazione che non si fa, perché se si facesse questo avremmo risolto tutti i problemi. Statisticamente potremmo dire che una visualizzazione sulla fanpage corrisponde ad una lettura di un articolo e sarebbe la fine del mondo, da un punto di vista positivo, pensare questo. Perché poi questo è un dato che non si potrà mai verificare, perché essere fan... Su questo voglio farvi riflettere. Essere fan non significa essere un lettore affezionato di quella testata. E per me, come dato, mi interessa molto di più il lettore che mi conosce, che mi apprezza, che condivide ogni tanto i miei pezzi, che me li critica, piuttosto che il mi piace sulla fanpage. Ecco perché io non posso ridurre tutto a quanti mi piace ha la mia fanpage, perché se il problema fosse questo sarebbero molti a dire io sono figo, io sono bello, io sono quotato, ma il dato non è questo. Lo zoccolo, io potrei dirvi che statisticamente la cosiddetta community di Repubblica, questo è un dato che potremmo provare ad azzardare, la community di Repubblica è composta da 2,5 milioni, 3 milioni di persone che quotidianamente si alternano tra i social e il sito internet. Questo è più o meno un dato. Come nel piccolo vi potrei dire che questo progetto, di cui magari poi parleremo con calma, che abbiamo fondato Resto al Sud, che è una community di blogger, fa 10-15 mila visitatori unici al giorno, poi ha una fanpage di 10.000 persone più 2-3 mila su Twitter, ha più o meno 25-30.000 persone che tra social e visitatori del sito compongono quella che è la community di Resto al Sud. Però all'interno di questa community bisogna ragionare seriamente sulle differenze che esistono tra i lettori del sito, cioè tra quelli che mi scrivono che l'articolo fa schifo o che lo condividono perché è un articolo che piace, che interessa, perché quelli sono la parte attiva del mio progetto. Quindi io non voglio dirvi che la qualità, che qualitativamente chi mi segue sui social conta meno di chi mi segue sul sito, anche se implicitamente sto dicendo questo. Però voglio dirvi che il vostro modello di business probabilmente deve tenere conto più dello zoccolo duro di lettori che mi seguono sul sito e che poi rimbalzano anche sui social, piuttosto che del contrario.
Guardate, il mi piace su Facebook deriva anche dall'appeal che ha la brand identity del progetto. Non è un mi piace dato alla qualità dell'inchiesta, alla penna che mi piace, perché mi piace quel blogger, perché mi piace quel giornalista. È un dato che può risentire di, emotivamente di tante influenze. Quindi io, onestamente, se dovessi analizzare dei dati, mi soffermerei molto di più sui dati analytics quotidianamente e non sull'insight di Facebook. Probabilmente la fanpage di Facebook è importante per capire le dinamiche, l'engagement, cioè capire tutto ciò che riguarda la movimentazione delle notizie, perché è stata quella che è stata condivisa di più, quella che è stata viralizzata di più, quella che ha suscitato il maggior numero di commenti, perché mi danno. C'è il microfono, mi sentite lo stesso? Volevo solo aggiungere, a rimarcare quanto sia importante il ragionamento che sta facendo, ma non che seria, però quello che sta dicendo Roberto è importantissimo. Quello che sta dicendo Roberto è veramente importante. E gli insight di cui stiamo parlando, fra l'altro, ricordatevi che sono importanti perché magari ci possono dare un'idea di quelle che sono i profili degli utenti migliori per le notizie che pubblichiamo su Facebook, e sono molto utili perché negli insight trovate gli orari di pubblicazione migliori, che sono ovviamente soggetti a variazioni nel tempo, le fasce per età, sesso, provenienza, e quando gestite progetti editoriali di questo tipo, soprattutto quando avete una massa di utenti critici importante, nel senso quella massa di utenti che comunque ha un numero, per esempio, abbastanza grande, diciamo 5-10 mila utenti già è una buona massa critica, chiaramente si punta ad andare anche oltre. Avere delle statistiche dentro Facebook rispetto alle preferenze degli utenti vi induce anche a capire di quello che avete scritto su Facebook qual è il post che ha avuto maggiore engagement, con tutte le conseguenze del caso. Quindi analytics è importantissimo, come diceva Roberto, ha senso andare effettivamente a dire meglio analytics di degli insight di Facebook, però ovviamente integrato, diciamo, in un ragionamento più ampio. Ma gli insight non ci dicono solo quanti utenti hanno apprezzato quel post, quindi attenzione, e si tratta di una sezione che va analizzata bene nel dettaglio, prendendo a campione un certo lasso di tempo. E soprattutto se dovete prendere in considerazione un macro dato, e mi leggo a quello che diceva Massimo, se dovete prendere in considerazione un macro dato, io eviterei di fare il ragionamento che fanno praticamente tutti, e cioè prendere in considerazione il numero dei mi piace. Onestamente, io credo che non sia importante avere 100.000 fan, anche perché molti se li comprano i fan, perché diventa una gara a chi ne ha di più, per non dire altro. E questa gara è fine a se stessa, perché io vedo 100.000 fan, 10 ne parlano. Beh, allora qualche domanda io me la pongo, perché se 10 ne parlano vuol dire che la capacità di coinvolgere, interagire, far commentare è scarsa in relazione alla quantità dei fan. Se io vedo una fan page di un giornale locale che ha 2.000 fan con 300 che ne parlano, ma al di là che ne parlano, vedo dall'insight che quei fan interagiscono, che condividono, che commentano, per me quella community ha un valore. Allora è lì io investo sui social network, perché dico, io ho 2.000-3.000 persone che quotidianamente mi seguono, ma mi seguono con una certa attenzione, cioè per me rappresentano, hanno un valore critico più importante rispetto a uno che clicca mi piace e poi viene a trovarmi a casa una volta all'anno, perché poi la fanpage è fondamentalmente la mia casa sul web in quanto giornale o in quanto blog di informazione. Quindi secondo me questo è la logica su cui bisogna ragionare. Così come non è importante condividere tutti i pezzi, cioè il plugin WordPress che riporta alla discarica di link su Facebook, ma che senso ha? Cioè tutto ciò che pubblico finisce lì.
per questioni pratiche, noi su Resto al Sud inizialmente l'abbiamo fatto perché non avevamo tempo di dedicarci ai social, quindi io non vi dico che sia sbagliato. Ci possono essere momenti in cui nella social media strategy tu hai bisogno, anche perché hai bisogno di pubblicare tanti pezzi, perché soprattutto nella fase iniziale di un progetto tu vuoi che la gente anche semplicemente legga Resto al Sud, perché non è un brand che conosce, non è un nome che conosce, allora dici, come è la Brindisi, io ho bisogno di farmi conoscere, quindi pubblico tanto, sponsorizzo, anche se non cliccano sulla notizia, rafforzo la brand identity. Questo i social ve lo danno. Però rafforzare la brand identity ha una relazione, vi chiedo, sì o no, con il modello di business su quanto può entrare nel vostro sito a livello di risorse economiche? Beh, evidentemente, diciamo che la risposta è ni, perché è chiaro che io, aumentando la brand identity e migliorando la percezione del mio prodotto editoriale nei lettori, nel target di riferimento sul web, miglioro il prodotto. Però è chiaro che il mio modello di business non deriva da quello. Il mio modello di business deriva o dalla quantità delle visite o dalla qualità delle visite. C'è un ragionamento che secondo me mette insieme tutto quello che abbiamo provato a dire stamattina, di cui abbiamo discusso insieme, che è la qualità del contenuto, cioè la cross-medialità intesa come capacità di produrre contenuti per più piattaforme, non ha senso se io non riesco a capire qual è il modo giusto per produrre dei contenuti che siano efficaci. Per essere efficaci devono essere di qualità, devono avere determinate caratteristiche tecniche, perché l'hashtag è una caratteristica tecnica, oltre che avere delle caratteristiche di base, perché poi fondamentalmente devono essere scritti bene. Perché se sbaglio a scriverli in italiano stiamo facendo dei ragionamenti che non hanno nessun senso. Voglio chiudere sull'hashtag, del post non me ne sono dimenticato. Vi esorto semplicemente a costruirlo anche nella pausa pranzo, non abbiamo bisogno per forza di stare insieme. Io il mio l'ho fatto, poi ve lo leggo. Abbiamo scelto voltare pagina come hashtag ufficiale, decidendo a voltare pagina e basta, decidendo di usare l'hashtag exfadda all'interno del post. Ok? Come keyword di riferimento. Volevo chiudervi dicendo, per quanto riguarda l'hashtag, abbiamo detto sostanzialmente questo, che gli hashtag possono essere utili al giornalista, al comunicatore, all'utente, sicuramente per informarsi, per avere un quadro delle notizie che riguardano quell'argomento, per ottenere fonti su quanto sto scrivendo, perché è chiaro che diventa una sorta di motore di ricerca. Io attraverso l'hashtag vedo quello che hanno pubblicato gli altri, posso trovare una foto, un'informazione utile, un link, una critica, posso trovare qualcosa che abbia un valore, ecco perché stabilire se quel contenuto ha un valore giornalistico, se nel pezzo può rappresentare un valore aggiunto, una fonte. Facebook e i social diventano fonti. Per fornire all'articolo un punto di vista alternativo, incorporando direttamente un tweet nel testo. Beh, avete visto che ad esempio sia su Facebook che su Twitter voi potete incorporare il post all'interno, ad esempio, di un articolo, e quindi scrivere l'articolo su WordPress mettendo a metà dell'articolo il post pubblicato su Facebook, perché volete, ad esempio, state scrivendo di politica, citate il post di Renzi piuttosto che di Grillo. Al posto di citarlo lo fate incorpora post, copia, incolla e date nel pezzo anche il post pubblicato, per dare un quadro più completo della notizia, del fatto. Diffondere meglio il proprio lavoro e renderlo più accessibile è ciò di cui stavamo parlando prima. Cioè, se noi non utilizziamo tutti insieme l'hashtag voltare pagina e se noi non diciamo quello che sta succedendo qui, probabilmente domani se lo saranno dimenticato tutti. E quindi, secondo me, è preferibile pensare che ci sia un modo, attraverso gli hashtag, attraverso i social, per conservare anche una memoria storica di quello che succede. Perché è vero che l'hashtag, che io adesso, se vado su voltare pagina su Facebook, trovo il mio post e fra 3 ore non lo troverò più. Però è anche vero che nessuno lo cancella, così come sul web nessuno cancella
qualsiasi altra informazione. Quindi costruire uno storico, cercando poi di, attraverso un hashtag specifico, di avere un quadro di tutti i post pubblicati, di tutte le informazioni che riguardano quell'argomento, io credo che sia un'opportunità che ci viene fuori da Facebook e Twitter. Vi lascio, prima di lasciarvi andare a pranzo, vi dico che il mio post Facebook, ho utilizzato Facebook, ho utilizzato solo Facebook perché io non ho Facebook collegato a Twitter, ho Twitter collegato a Facebook per una scelta mia di cui poi magari parleremo. C'è chi anche fa il contrario, perché c'è chi utilizza solo Facebook e quindi lo collega a Twitter. Il problema è che concettualmente, ve lo dico in due parole, poi se volete ci torniamo, è sbagliato, perché se io faccio un post un po' più lungo dei 140 caratteri, su Twitter è un post che viene tagliato e che quindi non ha senso. Il contrario invece è possibile per ovvie ragioni. Quindi se proprio dobbiamo farlo, probabilmente sarebbe meglio fare questo e collegare LinkedIn a Twitter, volendo. Ve lo leggo così come l'ho scritto. Hashtag voltare pagina per immaginare nuovi scenari dell'editoria digitale tra blog e social media a Brindisi, ex Fadda, dove un ex opificio diventa laboratorio multimediale. Hashtag LDB, laboratori dal basso, e io ci ho aggiunto hashtag resto al sud, e il motivo è che l'ex opificio che diventa laboratorio multimediale per me è uno dei motivi per cui si può essere orgogliosi di questa terra. Ecco perché l'ho utilizzato. Io credo che attraverso questo post si possano raggiungere diversi obiettivi. Non solo dare informazioni sull'evento, ma cercare di suscitare un minimo di reazione, tra virgolette, emotiva in chi ci legge, perché secondo me soltanto i post che io definisco un po' come le news, no? Si distinguono tra news fredde e news calde, soltanto quei post che sono caldi, che riescono a coinvolgere, secondo me hanno un senso sui social, perché i social non sono delle bacheche su cui lasciare delle informazioni, ma devono essere degli strumenti utilizzati per veicolare informazioni in modo sapiente, rispettando alcune regole deontologiche e tecniche, ma che devono essere contenuti predisposti alla viralizzazione, perché altrimenti stiamo utilizzando lo strumento al 10%. Ci vediamo alle 15. Grazie. No, vabbè. Teorici che su cui mi interessava rimanere più tempo stamattina, e proveremo a cimentarci tutti insieme in un'esercitazione pratica. Prima però volevo completare, andando avanti velocemente con le slide, non le guardiamo tutte perché perderemmo tutto il tempo che abbiamo per questo, o lo investiremo a seconda dei casi. Però siccome le slide comunque ve le lascerò, ci sono dei concetti che sono spiegati in modo che possano essere compresi anche senza di me, quindi su quelle slide vado avanti. Resto sugli hashtag perché, come avrete capito, ritengo che il problema degli hashtag o l'opportunità che viene dagli hashtag debba essere colta in un certo modo, perché credo che gli hashtag siano fondamentali nel momento in cui costruiamo un post, anche per quello che è la visibilità che possiamo ottenere, e soprattutto perché, come dicevamo stamattina, ci consentono di ottenere diversi risultati, tra cui quello di trovare i tweet più interessanti da incorporare nell'articolo, lo abbiamo detto prima, venire a conoscenza di una breaking news in tempo reale, scoprire notizie al di fuori dell'evento, ma correlate adesso, identificare fonti da intervistare. Scoprire notizie al di fuori dell'evento ma correlate adesso, volevo tornare su quello, perché prima con Massimo c'era la collega, una ragazza di Laboratori dal Basso, a cui abbiamo chiesto quale fosse il loro hashtag, quello che utilizzano di solito durante i Laboratori dal Basso, e lei ci diceva che l'hashtag è LDB, cioè Laboratori dal Basso. Io l'ho utilizzato dentro Facebook, è venuto fuori il mio post come primo post.
Il problema è che sotto ce n'erano tanti altri di dubbio gusto, di dubbio valore, alcuni di questi anche molto volgari perché associati a delle altre sigle. E volevo appunto riflettere su questo. Potrebbe succedere che un hashtag o una sigla, soprattutto quando cerchiamo delle abbreviazioni particolari, possa corrispondere a qualcos'altro. E quindi di conseguenza cercare un hashtag che abbia un valore unico e che quindi abbia anche l'originalità è importante, ma bisogna considerare anche che potrebbe coincidere anche con altro. Quindi magari potrebbe essere intelligente, quando pensate al vostro hashtag, prima di utilizzarlo guardate quello che già esiste sui social in riferimento a quell'hashtag e poi eventualmente decidete se quello può o meno essere l'hashtag ufficiale del vostro evento o del vostro sito o della vostra organizzazione. Ecco, fare un controllo prima di partire potrebbe essere necessario, in alcuni casi è assolutamente consigliabile. Il discorso sulle breaking news e su quello che esiste in rete associato a quell'hashtag ne abbiamo già parlato. I tweet contenenti hashtag possono aumentare il coinvolgimento quasi del 100% per l'individuo e del 50% per i brand. Questo è il motivo statistico, cioè sono la portata e l'importanza dell'utilizzo dell'hashtag, credo che venga da quei due numeri. Ecco perché io mi soffermo tanto, ecco perché io credo che sia importante capire che c'è una logica dietro l'hashtag e non a caso Facebook si è adeguato a Twitter, non è un caso, perché dare al navigatore la possibilità di orientarsi nel mare magnum dei social attraverso una ricerca che vada per hashtag, io credo che sia fondamentale. In questo senso, produrre un hashtag su un particolare argomento prodotto con creatività ma anche con sapienza, credo che sia importante. Effettuare sempre una ricerca sul profilo, da quanto tempo la persona si è iscritta a Twitter, se si tratta di un account ufficiale, e capire se si tratta di un personaggio influente anche attraverso le sue connessioni. Verificare quindi tempo, foto e luogo. Se il tweet è stato inviato subito dopo il verificarsi di un fatto importante, è probabile che si tratti di un testimone e foto geolocalizzazione confermeranno o meno la veridicità della informazione condivisa. Cerchiamo di partire dal presupposto che tutto ciò che postiamo debba far parte e che utilizziamo come hashtag è un elemento di questo storytelling, di questo racconto multimediale. Quindi stiamo attenti a considerare queste piccole regole per evitare che si generino casi in cui ci sia una confusione sull'utilizzo dell'hashtag o addirittura venga utilizzato nel modo sbagliato. Vi do il tempo anche di leggere un po' la slide. Da lì in fondo riuscite a leggere, vero? Da giù. Noi abbiamo detto prima che il senso della notizia sul web viene anche dal racconto multimediale, dall'azione di storytelling. Quanto attraverso i social si possa ottenere un racconto multimediale di un fatto, di una notizia, di una storia, è importante considerarlo in virtù anche di quelli che possono essere gli utilizzi diversi a seconda dei social. Ricordiamoci sempre che un racconto multimediale è un racconto di una storia attraverso le foto, attraverso i video, videoclip, attraverso delle animazioni, ma probabilmente partire dal presupposto che esistono delle notizie e dei contenuti che possono essere raccontati meglio su un social network piuttosto che su un altro, come dicevamo stamattina, è un punto di partenza importante. Ci sono alcune notizie che si possono prestare meglio ad una viralizzazione su Facebook,
ma non è detto che perché la strategia sui social debba consigliare Facebook al centro, per ovvi motivi, anche per una quantità di persone iscritte, come dicevamo prima, non è detto che LinkedIn o Twitter in alcuni casi non possano essere meglio. Se io ad esempio voglio creare delle relazioni di qualità attorno ad un post e quindi postare un articolo presente sul mio sito chiamando e linkando gli altri che cito nel pezzo o altri colleghi con cui voglio condividere quella notizia, io personalmente in alcuni casi dico che probabilmente è meglio utilizzare Twitter e non Facebook. È importante sempre porsi la domanda di quale sia l'obiettivo che vogliamo centrare. Perché ecco perché io sono contrario a, come dicevamo prima, a pubblicare lo stesso post su diversi canali. Perché la strategia non può tenere conto soltanto dello strumento, ma deve tenere conto di quello che è lo strumento giusto per veicolare un certo tipo di messaggio, un certo tipo di contenuto. Questi sono casi pratici. In cui grandi giornali hanno utilizzato la multimedialità in riferimento a casi specifici. Ad esempio, il Washington Post ha rappresentato le segnalazioni sulla spesa utilizzata per la sorveglianza con una serie di grafici interattivi che hanno consentito agli utenti di approfondire il tema nei dettagli e in maniera semplice. Il tema, gli altri due casi li potete anche leggere, ho citato il caso del Guardian e del New York Times, ma dove voglio arrivare? Io in queste slide ho riportato tre casi, si trovano facilmente in rete notizie dettagliate su questi tre casi, perché sono stati tre casi eclatanti, sono tre casi da prendere in considerazione, però oggi c'è un'attenzione del giornalismo online anche al concetto dell'infografica, cioè a raccontare i fatti attraverso l'infografica che possa dare numeri e attraverso i grafici possa raccontare il fenomeno. Questo serve per rendere più dinamica la notizia, ma serve anche per non ragionare, diciamo, sugli elementi di colore della notizia, ma per ragionare sugli elementi più certi della notizia, che sono appunto i numeri. E quindi attraverso i grafici, attraverso l'infografica, io ti faccio capire qual è la portata del fenomeno che sto considerando e su cui sto facendo un'inchiesta. Ecco perché il cosiddetto data journalism, il giornalismo dei dati, il giornalismo dei numeri, è una nuova frontiera del giornalismo digitale. Molto spesso in questi casi, nelle redazioni giornalistiche, perché poi ci sono dei problemi pratici, nelle redazioni giornalistiche si dice ma costruire l'infografica, al di là di quelli che sono gli strumenti gratuiti che posso trovare in rete per la costruzione di un'infografica, costruire un'infografica ha un lavoro non indifferente, perché io devo raccogliere i dati, avere un'idea del fenomeno, quindi raccogliere tutta una serie di informazioni, e poi soprattutto l'infografica la devo costruire graficamente. E per quanto in rete ci siano degli strumenti gratuiti che mi consentono di farlo, è anche vero che la costruzione dell'infografica da un punto di vista creativo non è sicuramente un'operazione elementare. Anche perché raccontare un fatto, raccontare un fenomeno, raccontare qualcosa attraverso un grafico, che è il senso del data journalism, e quindi attraverso i dati, può essere sicuramente un modo esplicativo, diretto, di far arrivare una notizia, ma è sicuramente una costruzione della notizia un po' più complessa. Quindi il mio consiglio è di utilizzare le infografiche di fronte a notizie che non siano notizie ordinarie, ma che siano notizie straordinarie.
Ad esempio, se parliamo di disagio sociale, possiamo fare una mappatura di quelli che sono i quartieri dove ci sono le più alte percentuali di criminalità intesa sotto vari punti di vista. Oppure, provando a raccontare cose belle o storie più positive, se l'idea è dire quali sono i punti di eccellenza dal punto di vista imprenditoriale in Puglia, posso pensare ad una mappa, ad un grafico in cui vado a vedere dove c'è la produzione, ad esempio, di prodotti di made in Italy puro, penso, che ne so, all'agroalimentare, penso alla moda, e voglio dire, in Puglia esistono 10 aziende a Lecce, 5 aziende a Foggia, 20 aziende a Bari, posso attraverso una mappa, attraverso un grafico con chiaramente dei puntini che vanno a individuare le varie aziende, posso dare un'idea complessiva di quello che è lo stato dell'arte in quel settore. Ecco, in questi casi l'utilizzo del grafico, della mappatura o dell'infografica può essere un utilizzo intelligente. Ma se dovessimo pensare di raccontare una notizia di cronaca, una qualsiasi altra notizia, attraverso l'infografica, chiaramente sarebbe un tantino complicato, ma vi dico, sarebbe anche inutile, perché l'infografica deve raccontare un fenomeno, deve raccontare una notizia, non una notizia, ma un insieme di notizie che si riferiscono appunto a quell'argomento specifico, e farlo attraverso i numeri e attraverso i grafici. Oh. Quando parliamo di strade dell'innovazione, ci dobbiamo porre una domanda. La domanda è: qual è il modello di business? Qual è il modello giusto per far sostenere, per sostenere il mio prodotto editoriale? Beh, non esiste una risposta chiaramente che possa essere la risposta giusta da un punto di vista, diciamo, complessivo. Una risposta generica, esatta, non esiste. Esistono però dei modi di sostenere i prodotti editoriali, delle possibilità, delle opportunità che in alcuni casi vengono attuati, vengono utilizzati e in alcuni casi producono anche dei risultati. Stamattina mi raccontavano i ragazzi di 20, come si chiama? 20? 20 centesimi. Loro mi dicevano sostanzialmente questo, perché io gli ho chiesto ma come sostenete il vostro progetto? E loro dicevano: siamo una cooperativa, chiaramente produciamo, nel nostro sito si trovano inchieste, paghiamo ogni inchiesta 60 euro, non produciamo contenuti quotidiani, produciamo contenuti settimanali, però produciamo contenuti di qualità. Quindi non puntiamo alle visite giornaliere o alle pagine viste, puntiamo a offrire un prodotto di qualità che possa diventare un brand, possa diventare un riferimento sul territorio. La mia seconda domanda è stata: ma questo come fate poi a tradurlo praticamente in un business? Fondamentalmente loro utilizzano il brand per poi creare dei progetti collaterali che possano magari riguardare le dinamiche, gli argomenti, le tematiche che affrontano come nel loro sito, cioè ad esempio parlare di green economy e presentare alla Regione Puglia un progetto sulla green economy che possa essere finanziato, possa essere poi chiaramente pensato e attuato. Quindi fondamentalmente l'informazione diventa quasi un veicolo di marketing per ottenere un budget per la realizzazione di un progetto. Quello che fanno loro è, lo fanno in molti decidono di specializzarsi ad esempio su tematiche ambientali piuttosto che sulla cultura enogastronomica e non traggono benefici dalla pubblicità, dal cosiddetto display advertising, dai banner sul sito, perché magari non hanno il traffico giusto, non hanno la visibilità giusta,
ma traggono benefici dal punto di vista economico, della sostenibilità finanziaria del progetto, ad esempio dall'organizzazione di eventi. Cioè diventano un punto di riferimento, organizzano l'evento e attraverso le sponsorizzazioni di quell'evento riescono anche a sostenere il prodotto editoriale. Spesso il prodotto editoriale diventa una sorta di bigliettino da visita che apre altre porte. Esistono però anche casi in cui i cittadini decidono di partecipare alla costruzione della notizia. Stamattina parlavamo del quotidiano e si diceva che il quotidiano è riuscito a rappresentare a Brindisi delle problematiche sentite dalla cittadinanza, a raccontare quello che succede nel centro storico piuttosto che altre problematiche, piuttosto che la vita dei quartieri. Quando qualcuno diventa un punto di riferimento, ad esempio nella produzione di inchieste scomode, che fanno saltare il banco in consiglio comunale, che destano, raccolgono interesse attorno ad un argomento, perché inchieste in cui chiaramente si denuncia qualcosa, pensate alle inchieste ambientali, tanto frequenti purtroppo dalle nostre parti, o comunque alle inchieste in genere, potrebbe succedere che il cittadino creda così tanto nel tuo prodotto, nel tuo sito, che decida in qualche modo di finanziare la tua inchiesta. Esistono casi di giornali laddove il brand è più importante e più facile, perché se è il New York Times a dire finanziami questa inchiesta, magari troverà anche dei lettori disposti a farlo. Però vi posso assicurare che è un modello che si può applicare anche a realtà locali. Cioè, se io divento un punto di riferimento a livello locale e chiedo ai cittadini di partecipare alla vita del giornale finanziando un'inchiesta o sostenendo il progetto, molti creano delle associazioni culturali, attraverso queste associazioni culturali sostengono il blog o il progetto di informazione. Io onestamente devo dirvi, io non credo che oggi, se apri una testata di informazione, un blog di informazione, da domani mattina quello possa diventare il tuo business, ma neanche tra un mese e forse neanche fra un anno. Io credo che fare un prodotto che possa essere un prodotto di informazione, di controinformazione, un prodotto di giornalismo di servizio, sia un'operazione complicata che va pensata, va ragionata, ma che può portare dei benefici nel tempo. I benefici possono essere diversi. In alcuni casi un obiettivo potrebbe essere il ritorno in termini di immagine, un altro obiettivo potrebbe essere quello di creare una community per questioni sociali, politiche, dietro a quel blog, dietro a quel progetto. Se parliamo però del modello di business, io non credo che possiamo immaginare, o io possa dirvi, che c'è un modo per diventare ricchi, perché non esiste un modo di diventare ricchi attraverso l'editoria. Esiste un modello di business a cui possiamo tendere per sostenere il progetto editoriale, e questo forse potrebbe consentirci di coprire i costi. Per costi intendo anche gli stipendi o le collaborazioni di chi scrive su quel giornale. Ma non esiste, secondo me, un modello di business, a meno che non sia la chiave giusta o a meno che non sia un'idea eccellente, ma non esiste un modello di business che possa farti arricchire perché hai avuto un'idea intelligente. Anche perché, guardate, purtroppo sono state battute sul web tutte le strade possibili e immaginabili. Quindi inventarsi dall'oggi al domani qualcosa che diventi un prodotto editoriale di successo e che possa fatturare tanti soldini mi pare più un sogno che un'aspettativa concreta, che possa trovare una realizzazione concreta. E quindi questo non significa, io non vi sto dicendo, è inutile pensare di aprire un blog o di credere nell'esperimento di sito locale che magari già state facendo. Dico che non bisogna avere aspettative, perché altrimenti se si creano false aspettative poi si rischia di rimanere delusi, e ad un certo punto, anche se si parte a mille, si rallenterà fino magari a chiuderlo quel sito, quel blog. Quindi forse sarebbe meglio essere prima consapevoli. Nel caso della CNN c'è questo progetto iReport, che è stato un progetto estremamente interessante.
ma è chiaro che in questo caso, quando la CNN ha detto alle persone interessate, agli utenti interessati, ai lettori interessati, potete pubblicare le vostre notizie, le vostre foto, i vostri video, potete pubblicare il materiale che viene dal vostro cellulare, dal vostro tablet, o raccontare una notizia del vostro quartiere, ovviamente la CNN, così come l'ha fatto anche la BBC, lo ha fatto il New York Times, ha fatto una cosa del genere Repubblica in Italia, cioè ormai sono tanti siti che dicono racconta, posta le tue notizie, segnalaci i tuoi eventi, lo fanno tutti. Il problema è che nel caso dei grandi brand, sicuramente non lo fanno per tendere ad un business, lo fanno per cercare di legare ancora di più la community di riferimento. E questo è il vero valore per i grandi brand. È chiaro che nel caso del piccolo è forse, da un certo punto di vista, ancora più importante farlo, perché se non punto sulla community di riferimento non ho ragione di esistere. Però chiaramente diventa più complicato crederci, perché lo faccio avendo comunque un costo. Pensate al costo di implementazione, della tecnologia, della raccolta delle informazioni, della selezione, perché ogni operazione richiede tempo e fatica, e quindi questo va nell'evoluzione delle cose, ci sta e va considerato. È ovvio, perché dobbiamo saperlo, i grandi con questo tipo di azione fanno anche brand, sono anche azioni di marketing, non sono azioni svolte per dare un'opportunità ai cittadini, ma molto spesso sono azioni per avere contenuti che molto spesso i giornali grandi non pagano e che poi diventano contenuti al servizio dell'utenza, ma che chiaramente sono, cioè, un'operazione a tutto vantaggio dei grandi brand, per ovvi motivi. In America c'è anche chi inizia a inventarsi questo. Bisogna trovare, perché questo è quello di cui stiamo parlando, e questo è il segreto, bisogna trovare dei modi collaterali legati al sito di informazione per cercare di avere un minimo di ritorno economico dal sito stesso. Allora molti fanno questo, si inventano un sito di informazione, magari verticale, su un argomento specifico. Attraverso il sito, quando raggiungono un tot di persone che quotidianamente, settimanalmente leggono, commentano, partecipano alla community, vendono altri servizi, che possono essere e-commerce, possono essere sviluppo di siti web. Cioè io divento, faccio I Love Brindisi, o faccio Brindisi News, cerco di farlo crescere nel tempo, perché I Love Brindisi, secondo me, deve avere la caratteristica, sto facendo un esempio, deve avere la caratteristica di raccontare i posti più belli della provincia di Brindisi. Allora comincio a fare dei post multimediali fighissimi in cui scrivo questi post, ci metto delle foto, faccio un post in cui c'è il testo, le foto, il video, e il mio sito diventa una sorta di catalogo multimediale sulla provincia di Brindisi, perché io posso sfogliarlo e vedere tutte le località più belle, dove mangiare, dove dormire, avere delle informazioni di natura turistica. Ok, ho fatto una cosa bellissima, a meno che questa operazione non sia finanziata dal comune piuttosto che dalla regione, io questa cosa la sto facendo apparentemente senza un fine economico, la sto facendo perché mi piace farla, perché è un'iniziativa in cui credo, voglio valorizzare il territorio, creare un'azione di marketing territoriale, di turismo esperienziale, raccolgo delle informazioni su Brindisi e poi mi invento attraverso i social network un modo per coinvolgere i turisti e farli parlare di Brindisi. Il problema è che ad un certo punto questo lavoro, che è bellissimo, che merita di essere lodato, è, ad un certo punto, se non fa parte, ripeto, di un progetto finanziato, qualcuno si chiederà, ok, però stiamo dedicando tempo, adesso che facciamo? Come facciamo sì che questo progetto possa rendere, escludendo la pubblicità locale, che è l'ipotesi più facile, non c'è bisogno di parlarne in questa sede, cioè se trovate chi è disposto a darvi X all'anno per la pubblicità del sito, molti si inventano delle azioni di co-marketing, cioè siccome io sono
il sito di informazione a sfondo turistico su Brindisi e provincia, io ti vendo dei pacchetti turistici piuttosto che la realizzazione di un sito, di un blog a sfondo turistico. Ti vendo dei servizi correlati dove tu guadagni perché sei tu ad offrire quel servizio, perché io resto uno che fa editoria e io guadagno una percentuale sul tuo servizio. È un modello di business fattibile, possibile. Chiaramente è un modello di business su cui bisogna lavorare, perché al di là dell'azione editoriale, di comunicazione, di rafforzamento del brand, c'è l'azione delle partnership, delle sinergie, delle azioni di co-marketing e quant'altro. Quindi sicuramente si può costruire, ma non è facilissimo farlo. Massimo. Il microfono sta lì. No, volevo solamente aggiungere una cosa, perché come diceva Roberto, il concetto di costruire una piattaforma ispirata a questi concept e di aggiungere eventualmente la vendita di spazi pubblicitari è chiaramente una pratica abbastanza, diciamo, utilizzata. C'è però un rischio che io mi sento ogni volta di sottolineare, che consiste in due, come posso dire, trabocchetti eventuali che possono pregiudicare il vostro progetto. Il primo è la necessità comunque di creare anche in ambito editoriale delle linee guida per l'utilizzo della pubblicità all'interno delle vostre pagine, del vostro canale online. Perché? Perché considerate che, ad esempio, faccio un esempio veramente semplice, spicciolo e diretto, se il vostro giornale, ad esempio il vostro quotidiano online, il vostro portale, nasce con la necessità, mi sentite? Sì. Nasce con la ragione etica, per esempio, nel trattare le notizie e i contenuti, sembra banale dirlo, però è necessario sottolinearlo, di conseguenza il portale non potrà accettare qualunque genere di pubblicità. Certo. Ed è importante non tanto ovviamente assicurarsi che l'inserzionista diretto sia eticamente raggiungibile, ma bisogna anche vedere effettivamente come gli utenti possono percepire la presenza di un dato sponsor nelle pagine. Ogni tanto capita, per esempio, che all'interno di portali che magari hanno a cuore, dico per dire, la natura, l'ecologia, eccetera, si dia visibilità ad un brand che in realtà viene riconosciuto dagli utenti per via di notizie precedenti, eccetera, eccetera, come ricollegabile, la butto lì, ma è un esempio banale, a un'agenzia petrolifera, tanto per dire. E non sono comunque piccolezze, perché se parliamo di reputazione e identità, domani approfondiremo il discorso, basta che gli utenti realizzino questa connessione e comincino comunque online a dire di tutto di più nei vostri confronti. Quindi, e soprattutto per un progetto nascente, sono macchie che sul web eventualmente restano. Numero due, il secondo trabocchetto, consiste nel annichilire letteralmente quella che è l'identità visiva che voi avete scelto per il sito a furia di aggiunta di banner e quant'altro. Uno degli esempi che faremo domani riguarda ad esempio un network informativo, che è quello di blogo.it, che a me piace molto, cioè io seguo moltissimi dei loro canali, e lo dico davvero, cioè tre o quattro dei loro canali praticamente sono quotidianamente da me visitati, perché riescono ad avere uno staff sempre attento sul pezzo, che divulgano notizie, eccetera, eccetera. C'è però un problema, che spesso e volentieri inseriscono talmente tanta pubblicità, con tutti gli effetti possibili e immaginabili, che alla fine comunque snervano anche me, che in ogni caso, pur facendo questo lavoro, chiaramente ho una soglia di tolleranza più alta rispetto all'utente, ma addirittura certe volte rendono difficile la navigazione. È più o meno la stessa cosa che vediamo anche su grossi portali, perché di tanto in tanto anche Repubblica comunque ci casca in questo senso, però Repubblica è molto più attenta, perché ovviamente probabilmente guardando i link su una massa, diciamo, bella tosta, si rende conto magari di piccolezze, di piccole significative variazioni, però i banner che si alzano, si abbassano, si allungano, a destra e a sinistra, sopra, sotto, inframmezzati, il banner che parte da solo, il video che parte in automatico, l'audio sparaflesciato in prima pagina, sono cose che nei confronti per esempio di una realtà grossa come Repubblica, Blogo, eccetera, tra virgolette sono tollerabili, perché la loro identità è ormai affermata. Quindi io stesso
pur restando infastidito magari da una presenza ossessiva invadente degli spazi pubblicitari, comunque attribuisco a quel canale un certo valore e continuo in qualche modo a seguirlo. Però nei casi in cui si lanci un progetto giovane che effettivamente si sta affermando, il rischio che ho notato tanto spesso, anche magari da parte dei miei allievi, persone con le quali ho avuto a che fare, era che dopo pochi mesi, 2, 3, 4 mesi, per monetizzare le spese che magari stanno affrontando, cominciano a vendere a man bassa tutti gli spazi che possono immaginare. È un errore, perché ci sta ovviamente vendere spazi pubblicitari, però nelle prime fasi di un progetto, e prime fasi non vuol dire una settimana, prime fasi vuol dire tutto il tempo necessario per affermare degnamente la propria identità e raccogliere, anzi raggiungere e fidelizzare una certa massa critica di utenti. In questa prima fase comunque non posso pregiudicare la mia identità, che viene ad essere a penetrare all'interno comunque dell'ideale dei miei utenti anche attraverso l'aspetto estetico del sito, massacrandolo con tutto questo genere di sponsor, banner e quant'altro. Aggiungo solo un piccolo dettaglio e poi rilascio la parola a Roberto. Un esempio che faccio spesso è legato al film Facebook, dei social network, il film su Facebook. Io quello è un film che adoro, perché effettivamente, anche se so che la storia è leggermente romanzata, però c'è una parte interessante dove l'attore che interpreta Zuckerberg a un certo punto discute con il suo socio e gli dice, il socio era praticamente un commerciale, gli dice dovremmo mettere pubblicità. E a un certo punto Zuckerberg gli dice, l'attore che interpreta Zuckerberg nel film gli dice, sì, però attenzione, io non lo voglio sporcare con la pubblicità, vedremo più avanti. E poi abbiamo visto cosa è successo dopo. Però in quel momento giustamente lui dice, il progetto è nato adesso, se io comincio a trasformarli in un mercatino all'aperto, automaticamente perdo l'identità e soprattutto non disperderò un po' dell'attenzione degli utenti dalla piattaforma verso altri lidi. Quindi è bene comunque fare attenzione a questi trabocchetti, perché davvero lì dove il progetto editoriale ha quei fattori di importanza che descriveva poco fa Roberto, quel valore aggiunto nei contenuti, nel modo in cui riporta la notizia, quei fattori qualitativi che sono fondamentali per la riuscita del progetto, non possono essere sminuiti eventualmente nelle prime fasi proprio da queste scelte che sembrano ovvie, sembrano banali, sembrano comunque normalità per chi lancia un progetto del genere, ma che in realtà possono essere veramente un boomerang che ci torna indietro nella peggiore maniera. No, io credo che ci sia questa, che la sintesi del discorso, che è quello che sostanzialmente dice giustamente anche Massimo, sia che ci deve essere una coerenza, che non è soltanto la coerenza del progetto editoriale, ma è anche la coerenza nella ricerca dei partner commerciali / marketing che possono affiancarsi al nostro progetto editoriale. Nel momento in cui noi perdiamo di vista questo aspetto, noi stiamo facendo sì che vada a naufragare il nostro progetto editoriale. Ecco perché è importante, cioè perché vedete, fondamentalmente ne viene fuori un quadro abbastanza complesso della figura del giornalista / editore, perché non è soltanto uno che deve avere le capacità digitali di scrittura, di social media editing, diciamo anche, perché secondo me ci sta, anche capacità creative e grafiche. Non è soltanto una figura professionale, cross-mediale, complessa e abituata ad avere un approccio, diciamo, diverso ai problemi dell'informazione. È anche un editore che deve sapersi comportare da manager per sostenere il progetto editoriale, per cercare appunto di farlo crescere, cercando magari di legarlo a dei partner che siano quelli giusti. Nulla toglie che le operazioni possano nascere anche al contrario. Penso ad esempio, non ne cito nessuno, primo per non fare pubblicità, secondo perché non ne conosco, ma penso ad esempio a quella che potrebbe essere la scelta a Milano e a Roma, è successo, conosco un paio di casi, di magari un locale frequentato tanto dai giovani che decide al posto di fare la solita pubblicità tramite volantini 6x3 o le televisioni locali, decide di aprire un blog o una pagina Facebook
per cercare di conoscere meglio i propri consumatori, per cercare di conoscere meglio chi frequenta il locale. E quindi in questo caso l'operazione diventa inversa, cioè il prodotto editoriale diventa qualcosa che rafforza il brand, che è un'operazione probabilmente che dal punto di vista commerciale e marketing ha anche più senso, perché io so già qual è il mio business. Il blog mi servirà semplicemente come, al posto di investire nella pubblicità tradizionale, investo in quello strumento. Però i prodotti editoriali possono avere anche questo utilizzo. E il punto è, non è detto che se io apro un blog per raccontare la movida di Brindisi, io debba parlare di me stesso, perché guardate, questo è un punto fondamentale. Io decido di aprire una fanpage, decido di aprire un blog perché sono un locale, il locale più frequentato in quella che è la movida di Brindisi. Ma se io faccio ogni sera, o un giorno sì, l'altro no, diciamo faccio 3 post a settimana, in cui racconto soltanto quello che succede nel mio locale, che non è un'azione di informazione, parliamoci chiaro, parlando più di un giornalismo, stiamo parlando di un blog che non è un blog aziendale, ma è un blog che racconta la vita di un locale, racconta le cose di quel locale, però è per farvi degli esempi che possano essere anche più calati sul territorio. Non è detto che io debba parlare all'interno di questo blog soltanto di quello che succede nel locale, perché io posso parlare anche, ad esempio, di Brindisi stessa. Posso parlare, ad esempio, dare dei consigli anche di natura turistica, piuttosto che dare dei consigli anche, volendo, su modi alternativi per trascorrere una serata. Pensate ad un post costruito bene in cui si dice quello che puoi fare prima di andare a bere qualcosa a mezzanotte, cioè la segnalazione di un film, di uno spettacolo, di quello che c'è al teatro. Cioè, un blog del genere sarebbe comunque il blog del locale Luna Rossa, perché resterebbe il blog del locale Luna Rossa, ma Luna Rossa riuscirebbe anche a dare delle informazioni a 360 gradi che possono essere interessanti per chi vuole trascorrere una serata di cultura piuttosto che trascorrere semplicemente il proprio tempo libero a Brindisi. Io così, un'operazione del genere, un'operazione estremamente intelligente, perché mi faccio brand nel modo migliore, cioè producendo delle informazioni che possano avere un interesse comune, e allo stesso tempo chiaramente porto acqua al mio vino, perché comunque verranno sul mio blog, quindi il rafforzamento del brand io ce l'ho già. Ed è probabilmente un rafforzamento del brand che, siccome parte diciamo da un'esperienza socializzata, no? Perché posso raccontare quello che succede in locale, posso raccontare quelli che sono gli spettacoli a teatro piuttosto che al cinema, quindi veramente raccontare quello che la community di riferimento desidera, chiaramente, a parte avere questa funzione tra virgolette pubblica, io ripeto, comunque porto acqua al mio mulino, perché rafforzo il brand, si parlerà del mio locale, si parlerà del blog. Ci sono, ad esempio, a Milano ho visto un locale che aveva un computer che faceva una cosa tipo quella che vi sto raccontando, poi aveva un computer dove tu dal locale potevi alzarti, fare la tua foto, il tuo post, taggare gli amici, e quindi alimentavano diciamo con una community di riferimento, alimentavano la fanpage del giornale del locale, oltre che il blog stesso, che avevano collegato con una semplice piattaforma WordPress. Cioè, a volte produrre contenuti non deve essere, perché non è detto che tutti dobbiamo decidere di produrre contenuti per diventare giornalisti, per diventare blogger affermati o per diventare blogger che si fanno notare da Mondadori piuttosto che da Franco Angeli. Io ve lo auguro, però è difficile pensare che possa essere così. Quindi esistono dei modi diversi, diciamo più pratici, più elementari, probabilmente diciamo anche che danno meno soddisfazioni, ma esistono comunque dei modi pratici per cercare di utilizzare degli strumenti che sono a nostra disposizione, perché una fanpage o un blog possono essere utili anche a questo compito. In sintesi,
quello che lega tutto ciò che ci siamo detti è avere una vision chiara, cioè la cosiddetta strategia, che sia una strategia editoriale o che sia una strategia di comunicazione in genere, deve partire da una visione chiara del progetto, cioè l'analisi della concorrenza, quali sono gli obiettivi che voglio realizzare. E probabilmente l'unico modo per cercare di focalizzare queste informazioni è prendere carta e penna e scrivere quali sono i miei obiettivi, qual è la mia concorrenza, come intendo realizzare i miei obiettivi per cercare di produrre qualcosa che sia diversa da quella che producono gli altri. Cambiare la cultura aziendale, io stamattina vi dicevo, provare a pensare in termini di promozione di una cultura digitale, pensare in modo digitale, quindi cercare di far sì che il nostro modo di pensare possa cambiare. Cioè, prima non avevo questi strumenti, adesso ce li ho. Quindi la mia azione di storytelling, la mia azione di racconto delle cose ha nuovi strumenti a disposizione. E la qualità delle informazioni che può essere prodotta può essere migliorata senza impiegare delle grandissime risorse, perché non è detto che io abbia a disposizione dei grandi budget, e io devo sapermi regolare con ciò che ho, perché se non riesco attraverso ciò che ho a raggiungere degli obiettivi, probabilmente vuol dire che sto sbagliando ad utilizzare gli strumenti che ho a disposizione. Guardate, fondamentalmente l'universo web e social sta in questo grafico. Google Plus, WordPress, la casella di posta elettronica, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, c'è praticamente tutto. I feed RSS, Pinterest, c'è tutto. Le app. Il punto è, e lì viene fuori la strategia editoriale, guardando questo grafico, e adesso veniamo all'oggetto della nostra esercitazione, io devo decidere quali di questi strumenti sono quelli utili a raggiungere uno scopo. Perché non è detto, sarebbe impensabile, non è detto che io debba utilizzarli tutti. Anche perché per utilizzare tutti quegli strumenti, faccio un esempio, pensate soltanto alla freccetta di YouTube. Cioè, avete idea che cosa significa produrre un video di qualità? Cioè fare un'azione di storytelling attraverso un video prodotto da un videomaker o comunque da qualcuno che sia in grado di raccontare qualcosa in 2 minuti, perché poi sopra i 3 minuti non ci vede nessuno su internet. Cioè, sono tante le dinamiche, già 3 minuti probabilmente sono eccessivi, perché probabilmente dopo, non a caso, guardate, i servizi di un TG durano 1 minuto, quindi in questo il web non è differente da altri media. I servizi attorno al minuto e mezzo restano quelli più efficaci, ma in questi servizi, e forse Massimo domani lo dirà, io posso, devo capire con quali strumenti mi utilizzano, mi servono a creare un video dove c'è ad esempio la grafica 3D, dove c'è ad esempio un racconto sapiente, e ci sia uno storyboard interessante. Cioè, se io analizzo, se devo analizzare tutto dal punto di vista del comunicatore, io devo capire quali sono gli strumenti giusti e devo capire come utilizzare quegli strumenti a seconda dei casi. Perché se voglio fare la Brindisi è un conto, se voglio fare Mamme Online è un altro conto, se voglio fare il sito di sport di Brindisi ha un valore, se voglio fare il sito di turismo esperienziale a Brindisi ha un altro valore. Quindi di questo grafico magari mi serviranno 3 strumenti piuttosto che 6, piuttosto che 9. Avendo chiaro il principio della strategia editoriale, io vi vorrei chiedere, non vi chiedo di spostarvi, così come siamo disposti, lavorate pure in coppia se volete, anzi probabilmente è meglio perché almeno potete scambiarvi consigli con il vostro compagno o compagna di banco, provate a immaginare di dover presentare un progetto alla regione, piuttosto che un progetto che deve accedere a dei bandi europei. Questo progetto deve essere un progetto
tra virgolette, editoriale. Dove per editoriale vi invito ad uscire fuori dalla logica del sito di cronaca, perché secondo me è una logica che, uno, vi interesserebbe poco, perché non credo che sia quello il vostro obiettivo, e due, secondo me, vi consentirebbe anche di sfiziarvi molto meno con la creatività. Allora io vi dico, immaginatevi un progetto editoriale in cui ci sia un utilizzo dei vari social media. Questo progetto deve tenere conto chiaramente dell'utilità che può avere anche agli occhi dei possibili fruitori. Cioè, nel senso che se in un'analisi della concorrenza, se avete Google potete chiaramente utilizzare le ricerche, in un'analisi della concorrenza, se vedete che la vostra idea da realizzare a San Vito dei Normanni piuttosto che a Brindisi non è originale, nel senso che sono altre 10 così, io vi inviterei a scartare immediatamente il progetto. Se invece la creazione di quel blog, i cui post possono poi circolare sui vari social media, e quindi non immaginare soltanto il progetto editoriale, io vorrei che proprio voi mi scriveste questo progetto editoriale, 20 righe, in 30 righe, come volete, cioè che mi spiegaste qual è la vostra idea. Dopo aver capito qual è l'idea, chiaramente è chiaro che per fare una cosa concepita in un certo modo avremmo bisogno forse di andarcene a casa, dormirci sopra e tornarci domani mattina. Invece dobbiamo fare una cosa un po' più istintiva, dobbiamo avere un'idea, dobbiamo descriverla e poi soprattutto mi interessa che pensiate a quella che è la social media strategy di questo progetto, dicendomi quali di questi strumenti vorreste utilizzare e perché. Cioè vorrei che mi diceste nel dettaglio perché LinkedIn è cosa su LinkedIn, perché Twitter è cosa su Twitter, o perché no Twitter e sì Facebook e il contrario. Perché io vi do soltanto una regola, quella di un paletto, quella di utilizzare almeno 4-5 di questi strumenti, ma non vi dirò che è fondamentale utilizzare Facebook, perché non posso conoscere qual è la vostra idea, perché non è detto che Facebook ci debba essere. Ad esempio, vi faccio un altro esempio pratico. Ho parlato recentemente con il responsabile marketing di una società concorrente rispetto ad Autostrade per l'Italia, che è Strade dei Parchi, che copre il tratto dall'Abruzzo fino a Roma. E loro volevano applicare una social media strategy, evidentemente lasciavano carta abbinando un blog di informazione con informazioni di servizio, volevano abbinare un canale YouTube, ma mi hanno chiesto esplicitamente di non considerare Facebook, perché non volevano Facebook. Perché Facebook? C'è una ragione. Perché Facebook in quel caso presuppone, siccome possono esserci tante critiche, pensate alla gente che si blocca su quel tratto dell'autostrada, pensate, che ne so, ad un'alluvione, una grandinata, un problema, vanno su Facebook e scrivono di tutto di più. Allora, molto spesso l'azienda che non è in grado di gestire quello strumento preferisce non aprirlo, perché pensa che Twitter, non sbagliando, perché pensa che Twitter sotto questo punto di vista possa mitigare un po' i commenti negativi. Non li eviteranno mai, perché se ci sono li faranno anche su Twitter, però è chiaro che su Facebook è molto più facile andare sulla bacheca e bestemmiare in tutte le lingue del mondo. Perciò vi dico, non è fondamentale avere Facebook all'interno della propria strategia, è fondamentale che il vostro prodotto, il vostro messaggio, i vostri contenuti possano crossare su canali diversi, almeno 4 se riuscite. Ovviamente io sono qui, nel momento in cui viene un'idea mi chiamate, se avete bisogno di svilupparla con me, ci ragioniamo e provo a darvi degli elementi che possono esservi utili. Buon lavoro. Mi fate aggiungere,
Mi fate aggiungere una cosetta ai fini dell'esercitazione? Ma non so nemmeno un po' perché non mi sento, quindi vabbè. Volevo aggiungere una cosa ai fini dell'esercitazione, anticipandovi un dettaglio legato alla slide di Roberto, che sfrutteremo poi domani approfondendo un po'. Il documento che vedremo insieme domani è la mappa dei social media aggiornata 2 settimane fa praticamente, con tutti i canali divisi per genere. Premesso che, come ha detto Roberto, è impensabile che una persona comunque conosca, nel senso tecnico del termine e nel dettaglio, tutti i canali esistenti. Nella mappa che vedremo domani vedrete centinaia di canali, quindi comunque, oddio centinaia, saranno circa 150, 200, però sono un bel po'. Qual è l'utilità ai fini dell'esercitazione e del ragionamento che seguiremo domani? Il concetto di base è questo. Possiamo considerare oggi la digital life moderna, nel momento in cui andiamo per esempio ad avere un sito, un portale, un canale di riferimento arricchito da contenuti multimediali, allegati, immagini, slide, raccolte di foto, quello che vi pare piace, non dobbiamo, sottolineo il termine dobbiamo, quindi non dobbiamo, pensare che la nostra attività si esaurisca nell'atto di pubblicare questi contenuti sul sito. Il perché lo vedremo nel dettaglio dopo, perché c'è da aprire una bella parentesi. Però parliamo dell'utilità di ragionare attraverso questo approccio che vi propongo. Se io ad esempio ho un quotidiano online che si fa forte di video che vengono caricati dalla redazione, slide, allegati, analisi, infografiche, tutta roba che viene prodotta direttamente dalla redazione o dalla sua rete di freelance che collabora al giornale. Carichiamo questi contenuti sul sito dove ovviamente c'è in generale, ci sono le sezioni dedicate. Anziché però caricarle direttamente dentro il sito, conviene per esempio avere una conoscenza, come posso dire, per sommi capi, delle dinamiche di questi canali. Dico per sommi capi perché ovviamente stiamo parlando di editoria, altrimenti vi direi, fosse un corso, un workshop su social media expert, eccetera, vi direi qualcosa di diverso. Però diciamo che nel vostro caso vi basta conoscere per sommi capi le dinamiche di questi canali, e cioè sapere che qualunque sia la vostra necessità, gira che ti rigira, esiste un canale che vi permette di pubblicare per esempio quel tipo di contenuto, cioè che vi asseconda nelle vostre necessità. Ora seguitemi nel ragionamento. Devo pubblicare per esempio un servizio importante e, come ho detto, ho dei video che sono stati caricati, delle slide, un'infografica che mi sono fatto sviluppare legato all'approfondimento comunque di questo articolo, una raccolta fotografica e quant'altro. In realtà, anziché fare come si faceva prima, cioè caricare tutto sul sito e poi linkare l'articolo del sito a destra e a manca, utilizziamo un approccio diverso. Innanzitutto cerchiamo per ogni singolo contenuto multimediale, foto, video, testo, eccetera, un canale dedicato, che ovviamente replicherò, l'utilizzo di questo canale lo replicherò ogni volta che maturerò le stesse necessità. Così facendo, le slide, per esempio, le metto su SlideShare, ok? L'infografica la posiziono, la butto lì. Dove la mettiamo l'infografica? Mettiamola su Flickr, diciamo, facciamo un nome famoso, oppure su Pinterest. I video li carico su YouTube, però magari io ho detto prima, per esempio, a chi mi ha sviluppato i file multimediali di creare un video di approfondimento e magari dei micro video che posso andare a posizionare, se è il caso, all'interno per esempio di Instagram, per dirne un altro. Così ragionando, io praticamente cosa faccio? Mi servo di 5, 6, 7 canali diversi, sto andando veramente a maniche larghe, a maglie larghe, e farò in modo che quei contenuti li linkerò nell'articolo, ok? Il fatto che questi contenuti siano sulle rispettive piattaforme mi darà una spinta in più, perché ogni piattaforma innanzitutto ci dà un potenziale aggiuntivo di essere eventualmente rintracciabili su Google. Ovviamente non è un meccanismo così automatico, però vi sarà capitato di fare una ricerca su Google e vi saltano fuori pagine di Pinterest, Tumblr, SlideShare, eccetera, ok? In più, chiunque lanci una ricerca su questi canali,
perché non dimentichiamoci, come vedremo domani, che ciascun social network o ciascun canale social media esso stesso è possibile considerarlo come una sorta di micromondo web, cioè le ricerche possono avvenire via Google o anche all'interno di SlideShare, per esempio. Che significa? Significa che così io aumenterò la potenziale viralità del mio contenuto e soprattutto se sedimenterò una presenza sul web all'interno di tutti questi canali che mi farà da storico, mi darà visibilità nel motore di ricerca interno a questo tipo di contenuto e soprattutto immaginatevi un quadro dove ho utilizzato 5 canali diversi per pubblicare quel genere di contenuto, sempre con uno stesso titolo, una keyword eccetera. Significa che avrò potenzialmente 4, 5, 6 piattaforme che cercano di andare dentro Google a posizionare se stesse, perché ovviamente tra gli obiettivi di ciascuna piattaforma esiste anche quella di essere, di dialogare al meglio con i motori di ricerca per garantirsi nuovi utenti, visibilità e quant'altro, ok? In quest'ottica io in pratica quindi non solo raggiungo il mio scopo, pubblicare un articolo con tutti gli elementi multimediali, ma addirittura prendo 6 piccioni con una sola fava, perché avrò praticamente contenuti pertinenti a quella piattaforma su tutti questi canali che mi faranno anche d'archivio storico. E quando per esempio una persona da un video pubblicato nel mio articolo andrà a vedere gli altri video, si ritroverà nel mio canale, ok? Ora, questo ragionamento ovviamente fa parte di una strategia un po' più ampia che vedremo insieme domani, ma che ci spinge a ricordarci che per soddisfare una qualsiasi necessità è facile trovare un canale online e tra i tanti disponibili ne scegliamo uno che sia eventualmente il più vicino possibile, chiaramente, al nostro target, che significa che ad esempio a parità di piattaforme di pubblicazione video quali Vimeo e YouTube, non è detto che io debba scegliere sempre e comunque YouTube. C'è chi duplica i contenuti, ok? A seconda dei casi, soprattutto magari i creativi, chiaramente cercano di posizionarsi in entrambe le sezioni, in entrambi i canali. Però dobbiamo anche valutare se effettivamente possa essere meglio l'uno o meglio l'altro rispetto al tipo di contenuto che sto producendo. Vimeo ha delle caratteristiche che lo rendono diverso da YouTube. YouTube è un po' il Facebook dei video, mentre Vimeo è un po' il LinkedIn dei video, quindi ha un pubblico di un certo genere. Questi ragionamenti li ho semplificati, poi domani li vedremo un po' più nel dettaglio, però si possono applicare a tanti dei canali online che abbiamo a disposizione. Ma vi dirò di più. Anche, per esempio, l'iconcina in basso a destra, l'ultima in basso a destra, anzi le ultime due, le conoscete? Le riconoscete? Che icone sono? Cosa sono quelle due icone? Come? Siamo sicuri che è blogger? La penultima? L'ultima le dice che è blogger. La penultima? Tumblr. L'ultima è blogger. Volevo vedere se c'era qualcun altro che la sparava lì. Allora, perché anche quei due canali ci possono interessare? Tumblr ovviamente è un social anche lui, quindi ci sta, è logico. Però ho scelto queste due per un semplice motivo e ci potrei associare anche quella appena a fianco. Per chi non la riconoscesse, si tratta di SoundCloud, che fra l'altro di recente è stata agli onori della cronaca risaltata perché se la stava acquistando Twitter, poi hanno cambiato strategie. Perché per esempio quando ho a che fare con determinati contenuti, andare a pubblicare dei contenuti all'interno di un canale come blogger mi può facilitare la vita. In che senso? Se parliamo di un progetto editoriale importante è un conto, ma se parliamo di un progetto editoriale nascente, di un blog, che comunque c'era quel ragazzo stamattina che aveva un suo canale, alle volte ad esempio un errore che vedo di frequente nella gestione di alcuni blogger, la volontà assoluta di avere una pagina personale, un sito personale dove lui praticamente butta dentro i suoi articoli. Poi molto spesso capita che magari questa persona scrive anche bene, ma non riesce ad attecchire all'interno delle fasce di pubblico. E allora in quel caso può tornare comodo utilizzare una di queste piattaforme che sono delle vere e proprie community. Blogspot è una community, ok? Affinché
la stessa piattaforma mi aiuti ad avere visibilità. In un progetto editoriale piccolo, per esempio, può essere comodo decidere in una strategia di un certo genere servirsi anche di queste piattaforme, trasformando il proprio sito in una sorta di summa di tutte le presenze online e coinvolgendo anche questo canale in una strategia. Blogger è di Google, lo possiamo collegare all'account Google Plus, ci possiamo giocare, garantendoci comunque una presenza su Google che sicuramente, per ovvietà dei fatti, avrà ci garantirà una visibilità in più su Google stesso. Perché? Perché ovviamente Google gioca in casa, quindi non fa altro che spingerci a dire: utilizza Google Plus, utilizza YouTube, collega il tuo account, fatti gli hangout, gioca con tutti gli strumenti che ti metto a disposizione. Ed è chiaro che Google stesso cercherà di darci più visibilità rispetto a un sito, per esempio, anche leggermente ottimizzato SEO, come nel caso dei classici blogger, che d'accordo magari dialoga con Google, ma sinceramente tra lo stesso articolo pubblicato su Blogger e il vostro sito fatto in WordPress, anche ottimizzato SEO, probabilmente Google preferirà comunque al suo interno sfruttare questo genere di presenze. Il che la dice lunga, per esempio, sulla scelta di alcuni autori che nell'ambito creativo scelgono alle volte di avere, per esempio, un portfolio di lavori proprio su Blogspot. Ah, lì ovviamente entriamo poi in un discorso più ampio. Cosa volevo aggiungere? No, visto che stiamo... Concludi. Visto che stiamo parlando di quanto essere furbi anche agli occhi di Google, un social che spesso viene un po' messo da parte perché è ritenuto meno efficace sotto tanti punti di vista è Google Plus. Invece, anche proprio nell'ottica di Google, utilizzare Google Plus per veicolare alcuni contenuti ci aiuta sui motori di ricerca e ci aiuta in genere a rendere più efficace la valorizzazione di alcuni contenuti proprio su Google, come su Google.it, come motore di ricerca. Massimo. Tenete conto che, per esempio, mi aggiungo una cosetta a quello che ha detto Roberto, per dirne una: per esempio, quando voi avete gestito un sito, solitamente dovreste anche prevedere la possibilità di specificare all'interno del sito il vostro account Google Plus. Perché? Perché Google vi chiede di verificare il vostro sito, di certificarlo, e attraverso il cosiddetto meccanismo autoriale va a identificare l'autore di un certo tipo di sito e quant'altro, e gli darà visibilità all'interno comunque dei risultati di ricerca. Quando avrete, magari avete cercato qualcosa su Google e vi siete trovati sotto a un certo tipo di link, la fotina con l'avatar del tizio su Google Plus e il riferimento sulle cerchie di cui dispone, la sua rete, eccetera. Quella è la prova di quanto vi sto dicendo. Per concludere il discorso di prima, piattaforme come Blogger, Tumblr, ma anche SoundCloud rispettano quella logica che vi stavo cercando di passare prima, e cioè: se ne ho la possibilità, cerco di ragionare bene per crearmi una presenza all'interno dei canali che faciliti il più possibile la visibilità all'interno di tutta la rete. Poco fa ho fatto l'esempio con un blog piccino, magari, che sviluppa su Blogger i suoi articoli, poi magari più avanti si lancerà anche col suo canale personale, eccetera, eccetera. Diciamo che poi, ripeto, questi ragionamenti sono frutto poi di un'analisi che va fatta ad hoc per ogni situazione singola. Però, per esempio, anche il medio giornale, perché sul grande poi entriamo in un altro contesto, il quotidiano comunque affermato può sfruttare attraverso la sua rete di collaborazioni comunque piattaforme come Blogger e crearsi, anziché i classici sottoblog che ci sono all'interno di alcuni siti, può decidere di creare una rete di canali Blogger all'interno dei quali far scrivere la propria rete di contatti, dandogli ovviamente delle linee guida affinché ogni volta che un autore scrive comunque darà visibilità al progetto in tanti modi diversi, dalla grafica di accompagnamento del canale alla brandizzazione delle immagini, in tanti modi diversi. Questo però farà sì che, anziché effettivamente viaggiare a marcia unica su un unico canale, voi abbiate delle estensioni su tutti gli altri canali. Perché ho citato SoundCloud e chiudo? Perché, ad esempio, se capita, come può capitare in un quotidiano, un audio registrato senza il video, può succedere, state facendo un'intervista col classico registratore, non avete la telecamera, quel file audio, per esempio, non lo butto magari a casaccio lì così, posso decidere di utilizzare SoundCloud,
da valutare se sia il caso o meno, sfrutto l'esempio facile, perché SoundCloud ovviamente ha un suo target, ha un suo pubblico e così via, però è solo per dire, SoundCloud o piattaforme analoghe che mi permettono di avere un canale dove io so che di tanto in tanto butto dentro questi file audio. Secondo la logica di prima, anche quella può essere un'estensione della mia identità. Queste estensioni, chiaramente, lo dico per risottolineare quanto sia importante, non vanno scelte sul momento, cioè non basta dire ho un file audio SoundCloud perché è quello più citato. No, non è così che funziona. Va tutto ponderato bene, considerato bene. Potreste mettere quella traccia audio per dire persino su YouTube. Montate l'audio su una clippettina video col logo che gira del quotidiano, comunque può essere un modo per farlo ascoltare, per dire una sciocchezza. O magari avete un canale Tumblr che vi permette di avere la possibilità di caricare quanti contenuti volete di qualsiasi genere. Insomma, in una strategia, in una pianificazione attiva, all'inizio comunque io mi preparo. Cosa ho detto io stamattina in uno degli interventi? Metodo di lavoro, strategia, pianificazione. Non arrivo inesperto alla situazione, sono sempre pronto prima, so già cosa farò nel momento in cui si verifica una data situazione. Più riesco a dare importanza a questa fase, maggiore sarà la mia capacità di essere visibile, virale online e soprattutto comunicativo, che è il fine che ci ha spinto oggi ad essere qui. Oh, e poi credo che, siccome avete la faccia di quello, chiedendo come facciamo a gestire tutto e tutto insieme, perché bastava leggervi in volto per capire questo. La vera innovazione, visto che stiamo provando a parlare di questo, di non fare qualcosa se non riesco, se non so di poterla fare bene. Cioè, io parto dal presupposto che l'innovazione sia che avanti, però l'innovazione deve partire anche da un concetto, quello di fare bene le cose. E se io sono convinto che non riesco a gestire alcuni canali, l'utilizzo, è probabilmente meglio che nella strategia, nella pianificazione di una social media strategy, quel canale, quel social non ci sia, perché questo è un concetto fondamentale. Domani voi andrete, perché così è stata pianificata da 2 giorni, andrete a capire con Massimo. Siamo detti oggi, ma quello che deve passare di questa giornata in riferimento al mondo dell'editoria, ma io che capisco che gli interessi sono trasversali e ognuno di voi magari ha un interesse al di là del titolo del seminario per un settore specifico, vorrei che fosse non solo della possibilità di applicare delle strategie, le social media strategy che consentono appunto di sfruttare la caratteristica fondamentale di un comunicatore, che è sentirsi, pensare, essere, ma presupposto che qualsiasi tipo di strategia necessita di una fase in cui non solo viene pensata, ma viene anche ragionata, rimessa in discussione, alcuni punti possono sembrare punti fermi, poi vengono cancellati, poi vengono ridiscussi. Prendetevi del tempo per cercare di pensare bene alle cose che dovete fare, a quella che è la strategia che volete mettere in campo, perché una volta che il profilo, la fan page è aperta o è aperto, non c'è modo di ritornare indietro, se non quello di suicidarsi, come si dice in gergo tecnico, di chiudere il profilo. Però a livello di immagine, quella è una zappa sui piedi che fa male, ma fa molto male. Quindi prima di decidere di esserci, pensiamo a come possiamo esserci e soprattutto evitiamo di spammare contenuti. Cioè partiamo dal presupposto che ogni strumento deve avere un utilizzo specifico e che LinkedIn non può essere uguale a Twitter per ovvi motivi e che non è detto che si debbano utilizzare tutti e due. Questo è un ragionamento che secondo me è fondamentale. Io ho evitato di rimanere troppo in alcuni casi che riguardano l'editoria digitale, vista ad esempio in quello che è il contesto americano, perché mi interessa dedicare queste ultime 2 ore
più a farvi pensare concretamente a qualcosa che possiate fare, cioè che possa avere per voi un'utilità pratica e che possa essere pensata per raggiungere un obiettivo vero, perché altrimenti succede quello che succede in molti corsi di formazione e in molti workshop come questi, dove tu acquisisci dei dati, hai l'entusiasmo perché li hai acquisiti, perché hai acquisito delle nozioni, ma poi esci fuori di qui e non pensi a come metterli in pratica. E questo vorrei che non accadesse, perché al di là di tutto ciò, perché quello che secondo me si può acquisire è la conoscenza, magari qualcuno non sapeva dell'esistenza di Blogger piuttosto che di Tumblr, o piuttosto che non lo so, di un altro social, quello si acquisisce, ma quello che non si acquisisce, perché è un'abilità da sollecitare, solleticare, che non solo va acquisita ma poi va coltivata, è un pensiero digitale delle cose, perché questo secondo me, cioè la vera rivoluzione, la vera innovazione sta nell'acquisire questo tipo di pensiero. Ed è su questo, secondo me, che dovete ragionare uscendo fuori di qui. Cioè, come posso rendere digitale, ma dare un'anima digitale. Ecco, questo è il concetto. Dare un'anima digitale ad un progetto. Se ha un'anima, deve avere un'emotività, deve coinvolgere. Perché altrimenti parliamo di qualcosa che tecnicamente è perfetta. Ma le cose perfette, che non vibrano, restano così come le vedete. Cioè restano belle statue, belle da vedere, ma che non coinvolgono, non suscitano interazione, non suscitano partecipazione, non suscitano coinvolgimento. Io prima vi dicevo oggi le notizie calde. Per calde non intendo certo le notizie hot, però la notizia deve avere un valore emotivo, di coinvolgimento, perché altrimenti senza quel valore il media non ha una sua efficacia. Allora, Se io voglio aprire un blog in cui parlo di food and wine, non posso limitarmi a mettere la ricetta, perché la ricetta la trovo su 100.000 libri. Ci sono enciclopedie della cucina e programmi di cucina in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Io credo invece che sia forse più importante immaginarsi di fare un videoblog, un canale YouTube collegato a un profilo Facebook, basta, YouTube, Facebook, dove una volta a settimana io mi metto ai fornelli e in modo spiritoso racconto come cucino quel piatto, perché quella diventa un'azione di storytelling che sul web può avere un'efficacia, può raggiungere una nicchia e può avere un valore. Se non riusciamo a pensare in questi termini, non riusciamo ad usare il web e i social per le potenzialità che hanno. Quindi un'attenzione a quelle che sono, secondo me, che è la regola delle 3C, che secondo me non possono mancare in qualsiasi strategia, e che sono creatività, contenuti e condivisione. Se noi pensiamo a creatività, contenuti e condivisione e cerchiamo di assemblare i pezzi della strategia pensata appunto su queste 3C, noi probabilmente un domani saremo dei social media strategist o editor, o dei cosi social, chiamateli come volete, che hanno un valore aggiunto migliore rispetto ad altri. Però la differenza, perché qui, cioè, io credo che loro stessi, quando pensi ad un workshop sulle strade dell'innovazione nell'editoria, non pensi di formare dei giornalisti. E io non ci sarei venuto con la pretesa di formare i giornalisti di domani, forse non ne sono neanche capace. Io credo invece che oggi ci sia la merce più importante, sono i contenuti. E se noi parliamo di nuove professioni e di nuove competenze, secondo me la spunta, quello che è in grado di produrre i contenuti migliori. Questi poi possono avere un valore editoriale, un valore giornalistico, possono avere un valore nel racconto, anche semplicemente nel racconto della propria passione. Perché non è che stiamo facendo questo seminario per capire come possiamo diventare ricchi, perché probabilmente le strade sono altre. Stiamo cercando di capire come produrre dei contenuti che possano essere ottimizzati
e veicolati attraverso i social media e come questa azione possa produrre un valore. Perché questo è il tema, secondo me. Una volta che riusciamo a ragionare bene su questo, io credo che diamo un valore. Guardate, io non parlo solo, vi ho detto già stamattina, le fanpage dei giornali, stasera quando tornate a casa avrete un po' l'incubo dei social stanotte secondo me, però quando tornate a casa, anche domani, anche nei prossimi giorni, con calma, guardatevi le fanpage di Corriere, le fanpage di Repubblica, le fanpage della Stampa, non c'è bisogno che le guardiamo insieme perché non trovereste niente di sconvolgente. Cioè, le fanpage dei grandi giornali si limitano a, nel migliore dei casi, a prendere i pezzi, a veicolarli attraverso i social, nel migliore dei casi facendo precedere al pezzo due o tre righe di commento sul pezzo stesso. A volte, siccome si utilizzano dei meccanismi automatici, neanche gli hashtag vengono utilizzati. Quindi guardate che per creare un valore aggiunto rispetto alla concorrenza anche dei grandi basta veramente dare un'anima alla strategia e provare a farla vivere in modo diverso, perché probabilmente lì si riesce a creare un valore aggiunto. Se avete bisogno di fare una velocissima pausa, di uscire, di fare quello che volete prima di scrivere la vostra strategia, fate pure. Sì, certo. Non so se segui il Fatto Quotidiano. Sì, certo. Della strategia che hanno loro su Facebook, cosa ne pensi? Il Fatto Quotidiano è la testata che va meglio di tutte sui social a livello di engagement e di coinvolgimento in genere, perché il Fatto Quotidiano, secondo me, ha ragionato dall'inizio, ecco perché stiamo... Io ragiono molto sulla logica con cui vengono concepite le cose. Il Fatto Quotidiano ragiona dall'inizio come una community. Cioè il Fatto Quotidiano nasce, indipendentemente adesso dalle convinzioni politiche, perché ci interessano poco, però il Fatto Quotidiano nasce per prendere una determinata fetta di lettori producendo un certo tipo di contenuti attraverso un certo tipo di linguaggio. Attraverso i social network viene semplicemente messo l'accento su questo tipo di contenuti, vengono veicolati attraverso la fanpage che magari ha molti meno fan di Repubblica, ma un grado di interazione superiore, perché il Fatto Quotidiano è stato portato come esempio in tal senso. E quindi sotto questo punto di vista secondo me ha un valore importante. Però il problema è che il Fatto Quotidiano non è che diventa bravo su Facebook, no. Il Fatto Quotidiano nasce già come una comunità che aveva una determinata strategia editoriale e aveva dall'inizio l'obiettivo di trasferire quella strategia editoriale, quindi di avere un certo tipo di lettori. Perché guardate che il Fatto Quotidiano nasce, cresce e diventa un caso editoriale comunque di successo, perché va detto, nel momento storico peggiore. Un po' perché prende quei lettori di magari di sinistra che su Repubblica non trovavano più determinate cose e le sono andate a trovare sul Fatto Quotidiano. Però non è soltanto un problema di giornalisti. Cioè trovo delle cose che non trovo, perché poi Travaglio mi può piacere, mi può non piacere, ci sono, che ne so, un editoriale di Padellaro, lo posso condividere come non lo posso condividere. Però io quello che devo riconoscere al Fatto Quotidiano è che ha una coerenza con cui affronta gli argomenti ogni giorno, le aperture, i titoli, il modo in cui le informazioni vengono veicolate sui social network rispecchiano una strategia editoriale precisa. La puoi condividere, puoi non condividerla, ma la strategia editoriale c'è. E c'è un utilizzo sapiente anche di quelli che sono gli strumenti tecnici per cercare di veicolare i contenuti. Quindi, sotto questo punto di vista, sicuramente è un esperimento riuscito. Altri giornali magari fanno condivisione. Perché poi torniamo sempre al problema numerico. Cioè, io non sono bravo se faccio 200 condivisioni su un post, perché se ti metto un'attrice o una soubrette nuda, probabilmente le faccio tante condivisioni. Ma qual è il valore che io ho prodotto facendo quell'azione? I click, le visualizzazioni? Ma non è un modo di fare informazione. È un supermarket dove si vendono prodotti di dubbio gusto e di dubbio valore, e bisogna vedere quello che vogliamo fare. Perciò vi dico,
Poi c'è chi è nato per fare click, per fare visualizzazioni, non ha una strategia editoriale se non quella di fare questo, di raggiungere questo obiettivo. Però io credo che ci sia, almeno per come la penso io, ci sia un valore etico nell'informazione. C'è un valore etico anche se fai il blog di un'azienda, dal mio punto di vista. Figuriamoci se fai un giornale. Cioè ci sono dei contenuti, l'eleganza e lo stile nel linguaggio con cui vengono proposti dei contenuti credo che sia la caratteristica fondamentale su cui possiamo e dobbiamo ragionare, perché altrimenti mettiamo le ali alla volgarità perché semplicemente perché un contenuto è più virale. Ma che significa virale? Significa che fa tante visualizzazioni. Cioè, ci sono... Io non condivido, lo dico senza nascondermi, non condivido quei blog politici, adesso senza essere espliciti, o altre testate di informazioni in cui si dice guardate cosa è successo, clicca qui. A me quello non mi sembra un modo onesto di proporre informazione, perché mi sembra quasi che ci sia una fregatura dietro l'angolo, scarta la caramella, vediamo cosa c'è dentro, se ti piace. E lì c'è un meccanismo per cui io do delle informazioni perché voglio fare visualizzazioni, che è un obiettivo rispettabile, però dillo che lo stai facendo per fare questo, perché altrimenti fai pensare altro. Cioè, allora, probabilmente avere una trasparenza sotto questo punto di vista è fondamentale. Il fatto quotidiano, nel bene e nel male, io posso non condividere alcune cose, Tizio e Caio può non condividerne altre, mi pare però che sia molto chiara la linea editoriale, non si nasconde su Facebook, su Twitter o da un'altra parte. Poi tu puoi comprarlo, può non piacerti, ognuno è giusto che abbia sostanzialmente sotto questo punto di vista un modo di sentire proprio le notizie in modo diverso. Però la chiarezza in una strategia, cioè noi dobbiamo lottare affinché una strategia editoriale di produzione dei contenuti debba avere un valore etico, perché altrimenti ragioniamo da marchettari che vogliono aumentare i mi piace di una pagina. E allora tutto quello che vi ho detto stamattina sulla qualità dei contenuti, sulla responsabilità, sul senso etico, va a farsi benedire, io ho perso 6 ore. Cioè, ma non per me che ho perso 6 ore, non è giusto pensare alla comunicazione, alla produzione di informazioni in questo senso. Non ha nessun valore e non si creano valori intorno. Io apprezzo, che sia di destra o di sinistra, che abbia un valore politico o non ce l'abbia, apprezzo quando un prodotto editoriale e non riesce a creare una community che crede in alcuni valori, che riesce a condividerli senza però gettare fango sugli altri. Perché poi, secondo me, esiste anche un modo... Mi rendo conto però che quello che io dico non è facile da concretizzare, perché Facebook è un po' il luogo degli insulti, del fango, insomma, Facebook è quello che è. Un bar in cui spesso ci si lascia andare a volgarità o a cose di questo tipo, lo è. Twitter, secondo me, lo è molto di meno. Io sono molto curioso di vedere come andrà Twitter e credo che crescerà tanto. In Italia parliamo di qualcosa che sicuramente è molto meno utilizzata di Facebook, ma non è un motivo per non crederci. E poi ripeto, secondo me non è il social media, è sempre l'utilizzo che se ne fa. Pensate a YouTube, ci sono dei video su YouTube che hanno una visualizzazione, ci sono altri video che fanno 1 milione di visualizzazioni. Allora, lasciando i video che fanno 1 milione di visualizzazioni per altri motivi che potete immaginare, ci sono anche però dei video costruiti con creatività, proponendo un'azione di storytelling, costruendo dei contenuti in modo sapiente. Cioè c'è un'arte di un comunicatore che pensa le cose in un certo modo o di un creativo che le costruisce in un certo modo. Però io credo che nella comunicazione, sia essa tradizionale, sia essa più orientata ai social network, bisogna
recuperare, secondo me, un valore etico e un senso di responsabilità, perché comunicare è un'azione seria e te ne devi prendere le responsabilità. Sotto questo punto di vista, è vero che quando qualche politico dice mettiamo dei paletti, succede la fine del mondo perché volete libertà, volete limitare la libertà. Il problema non è limitare la libertà, il problema è evitare che si possa gettare fango su tutto e tutti senza nessun tipo di freno. Io non credo che sia possibile limitare il web e mi auguro che non sia la politica a farlo, perché sennò farebbe la fine di altre cose, ma esistono dei limiti di decenza, delle responsabilità che ti prendi nel momento in cui fai delle cose o dici delle cose che non devi dire. Su questo, secondo me, bisogna essere chiari. Ci sono delle sentenze recenti secondo le quali diventa diffamazione anche riferirsi a qualcuno senza citarlo esplicitamente. Cioè, se ci sono tutta una serie di elementi che portano a quella persona, cioè tu fai capire che è lui, ma non lo citi, è diffamazione lo stesso. E quindi, ecco, questo è un altro aspetto su cui, ecco perché vi dico, l'etica, la responsabilità, non è la mia, non è retorica, è qualcosa di pratico, perché dico guardate che ci sono delle responsabilità precise, quindi gli strumenti, soprattutto quando li utilizziamo come strumenti professionali, devono essere utilizzati guardando determinate cose e cercando di esserne consapevoli. Mi sto rubando tempo all'esercitazione, però voi mi sollecitate, io sono contento, quindi se avete domande sto qui. Però proviamo a provare a tracciare un'idea di progetto e la relativa social media strategy, perché è un modo pratico di confrontarci con quanto ci stiamo dicendo. Sì, se dovete fare pausa, probabilmente meglio adesso che dopo, perché poi i tempi stringono. Un blogger, un collega americano che opera anche come consulente in materia chiaramente di media digitali, parlavamo appunto della contrapposizione tra traffico e attenzione alla community, la qualità dei contenuti e quanto sia importante guardare la qualità dei contenuti, il coinvolgimento dei lettori e non soltanto la quantità di visitatori o di like sui social network. Ho cercato e ritrovato questo post. Volevo leggervi soltanto alcune sue considerazioni, non tutto il post, ma quelle tre o quattro che secondo me si riferiscono bene a ciò di cui abbiamo parlato e che riassumo in alcuni consigli. Lui ne dava diversi, credo che ce ne siano quattro che meritano particolare attenzione. Lui diceva: concentratevi sulle storie che contano. Storie che danno soluzione ai problemi della gente, storie che fanno capire quali lavori devono essere fatti, storie che parlano dei diritti e dei torti. Sappiate collegare gli eventi nazionali concretamente con la realtà locale. Non perdete tempo con il gossip, date alla gente una ragione per venire direttamente sul vostro sito. Ne parlavamo anche stamattina. Consiglio numero 2. Create wiki o altri strumenti online che permettano ai lettori di segnalare le loro notizie. In particolare, durante eventi che colpiscono l'intera comunità, sappiate fare davvero bene, oltre al tradizionale lavoro di cronaca sul campo, anche la cura dei contenuti generati dagli utenti. Facciamo in modo che le persone si sentano invitate a condividere contenuti con noi, a partecipare al nostro lavoro, e noi dimostriamo che siamo interessati al loro contributo, con continuità, non solo nel momento in cui abbiamo urgenza di servircene. Terzo punto. Migliorate la vostra attività, l'interazione, il vostro appeal sui vostri profili social. Troppo spesso nei profili ufficiali delle testate viene messo un link ad un articolo e niente più che un semplice titolo, con l'aggiunta al massimo di un spesso inutile, cosa ne pensate?
L'utilizzo dei social per promuovere i contenuti deve avere come obiettivo quello di generare relazioni intorno a quei contenuti. Dimostrate che è quello che realmente vi interessa e non trasformate i vostri profili semplicemente in una discarica di link. Conoscete e rappresentate meglio la vostra comunità. Qual è, ad esempio, la sua composizione sociale? Il giornale la rappresenta adeguatamente, dando il giusto peso ad ognuna delle sue diverse componenti? Le finalità di un giornale dovrebbero essere quelle di raccontare la sua complessità, non quelle di dare voce solo ad alcune parti di essa e quasi sempre alle stesse parti di questa società. Ecco, io credo che questo collega, mi sfugge il nome, mi pare si chiamasse Anderson, lo vorrei citare perché ha scritto delle cose che condivido pienamente, sono in parte quelle che abbiamo trattato e di cui abbiamo parlato nel corso di questa prima giornata del workshop, però credetemi, in questi elementi c'è tutto ciò che dovrebbe fare una testata di informazione online. In questi quattro punti credo che ci siano, oltre a tutte le cose che ci siamo detti, credo che ci siano le regole base per costruire un prodotto editoriale che abbia un legame diretto con la realtà locale che vuole raccontare o che mira a raccontare, ma credo che ci siano anche tutte le regole per cercare di farlo al meglio, cercare il coinvolgimento, raccontare ciò che gli altri non raccontano e dare un motivo per far sì che la gente possa tornare sul nostro sito. Perché questo è, credo sia fondamentale. Partiamo da voi due. Ci dite qual è la vostra idea, qual è la vostra eventuale social media strategy. Allora, noi abbiamo ipotizzato di creare un blog per promuovere l'attività di uno studio veterinario. Allora, come piattaforma, allora il nome è Amico Mio, abbiamo immaginato, come piattaforma blogger. Allora, su questo blog, come contenuti, abbiamo ipotizzato di aggiornare una volta a settimana con l'inserimento di un articolo di 500 parole in media, su informazioni, su temi che riguardano appunto il veterinario, quindi malattie degli animali, consigli sul comportamento, come comportarsi quando gli animali... Scusami, voi ovviamente dovreste fungere un po' da avvocati del diavolo, cioè se ci sono delle aggiunte, delle correzioni, delle perplessità, proviamo a fare un ragionamento per cercare di smontare e rimontare tutto quello che ci diciamo. Scusami, prosegui. Quindi una volta a settimana questo tipo di aggiornamento, quindi di inserimento proprio di articoli, poi mediamente una volta ogni due giorni, poi dipende dalla frequenza, l'inserimento di fotografie di cuccioli trovati per strada, oppure di cuccioli provenienti da allevamenti, quindi di cucciolate da allevamenti pronti da adottare. Quindi a seconda del periodo, magari in primavera più spesso, in inverno meno spesso, anche non cuccioli, diciamo anche trovateli anche su grandi. Quali social le foto? Dopo. Questo lo diciamo dopo. Quindi inserire queste foto e poi attraverso l'indirizzo apposito, adozioni, chiocciola, amico mio, eccetera, dare la possibilità agli utenti di prenotarsi per le adozioni oppure viceversa segnalare dei cuccioli trovati, degli animali trovati per strada e condividerli con questo studio veterinario e praticamente darli in adozione. Poi, sempre una volta a settimana, fare dei video per far vedere i progressi fatti da animali salvati da incidenti oppure che hanno subito degli interventi chirurgici e quindi far vedere i progressi che hanno fatto, come sono cresciuti, come sono stati curati. Poi prevedere una consulenza online, quindi a pagamento al prezzo di diciamo 2 euro pagato con carta di credito subito, prevedere un'email con la quale si può chiedere proprio un consiglio veterinario e il veterinario risponde sempre tramite email. Si sono inventati già il modello di business, sono andati proprio sul pratico. E poi questo studio veterinario possiede anche una pensione. Quindi attraverso sempre email è possibile
è possibile vedere se ci sono dei posti, quindi eventualmente prenotare per mettere il proprio animale domestico in pensione nel momento in cui si va in vacanza. Quindi per quanto riguarda i social, passo la parola a Giuseppe. La condivisione dei contenuti sui social. Allora, avevamo pensato di utilizzare LinkedIn a modo di curricula sia tanto dello studio quanto dello staff tecnico, e quindi magari tutti gli aggiornamenti, i nuovi corsi frequentati oppure le novità riguardanti lo studio medico, riportarle su LinkedIn. Foursquare per quello che riguarda l'alloggio per cani e gatti. YouTube per i contenuti riguardanti la crescita dei cani, quindi dei video con l'addestramento degli ospiti, le interviste con i consigli per la cura del cane e del gatto. Mi vorrei vedere farlo davvero, perché è un bel piano, tanta roba però. Era un'idea già... Ah, okay. Poi per quanto riguarda Facebook, Twitter ed Instagram, riportare un attimo quella che può essere la social life dello studio, con su Instagram delle foto un po' più generiche. Beh, Instagram è perfetto in questo caso, ovviamente. Sì, però riguardo un piano un attimo più generico di quella che è la vita, mentre su Facebook quelli che possono essere gli album sulle cucciolate arrivate dal canile oppure trovate... Collegheresti Instagram a Facebook o Instagram lo aggiorneresti autonomamente? No, sempre autonomamente. Nel senso che Instagram, quello che come foto posteresti su Instagram, lo collegheresti a Facebook o a Twitter? Ok. Su Facebook va a parlare tutto, dagli articoli alle foto, ai video, si può condividere tutto. No, perché sai, Instagram ti dà la possibilità di far uscire o meno su sì, Twitter e Facebook. Instagram e Facebook sì. Ok. Il contrario mi risulta. No, perché non vedo motivi per cui non collegarlo a Facebook in questo caso. E poi Twitter per quelli che possono essere i consigli con degli appositi hashtag da tirare fuori. Avete pensato qualche hashtag? No, ancora no. Ok. Vediamo un attimo. Ma volevo capire, è qualcosa che avevate già iniziato a fare? Era stata pensata. Io avevo iniziato, siccome stavo facendo, diciamo, un tirocinio come blogger, avevo proposto a questo veterinario di tenere un sito, ma più che noi abbiamo aperto proprio un sito, non era tanto su blogger, era proprio un sito con il dominio.it. Del veterinario, con il nome del veterinario. No, era il nome, aveva anche cambiato nome, quindi c'era anche un problema di posizionamento su Google. Comunque si chiama ospedaletto veterinario, questa clinica. Perché la scelta di chiamarlo così e non brandizzare, cioè non puntare sul nome del veterinario? Perché è interessante. No, perché lui all'inizio si era, dunque si chiamava... mi pare ospedaletto veterinario, e gliel'hanno fatto cambiare il nome perché era un nome troppo generico, che dicevano il tuo non è un ospedaletto, i colleghi, diciamo, veterinari dicevano non è un ospedaletto, è una clinica, e quindi lui l'ha chiamata come nome clinica veterinaria l'ospedaletto, cioè ha mantenuto il nome però, e quindi diciamo siamo stati costretti a chiamare proprio il sito clinica veterinaria l'ospedaletto. Madonna. Anche se è lunghissimo. Perché lui comunque voleva così, si voleva posizionare così. Quindi abbiamo aperto questo sito, io ho cominciato a inserire degli articoli, sempre sui temi veterinari, e poi è rimasto così perché lui non ha voluto continuare, perché comunque questa collaborazione è durata un paio di mesi, dopodiché io gli ho detto se vogliamo continuare dobbiamo, diciamo... strutturare dal punto di vista commerciale questo tipo ma di rapporto. Ma tu gli aggiornavi solo il blog?
In questo caso sì, lui comunque stava in quei giorni aprendo anche la pensione, quindi potevamo anche cominciare a condividere i contenuti su Facebook. Lui comunque ha la pagina, il profilo, non ha neanche la fanpage, ha il profilo su Facebook che non usa mai perché non ha tempo, quindi comunque aveva bisogno di un'assistenza social, però non ha voluto continuare, quindi immagino adesso il sito sia abbandonato da me. Sì, perché è strano come si sia disposti ad avere una vetrina su internet e a pagare per un sito internet, poi non si vogliano pianificare neanche budget minimi per la gestione dei social network. Che... Infatti. Certo, in questo caso, nel caso specifico, non ci entro perché mi pare possa essere... presumibile pensare che magari non avesse pagato neanche il sito o l'avesse realizzato in economia. No, vabbè, gliel'ha fatto un amico in comune, vabbè. E gli ha fatto pagare 100 euro. Ok. Quindi, 100 euro. Però con la prospettiva di, appunto, di continuare. Una cena. Lui due voleva cena. Anche... No, c'era anche la... Noi abbiamo fatto un sito e non un blog perché c'era anche la possibilità di cominciare un commercio online di prodotti. Però quello... ha bisogno di un ampliamento particolare che non costa 100 euro. Cioè il webmaster gli aveva fatto questo sito con la possibilità di ampliare col commercio online, però poi immagino si sia fermato anche quel discorso. Beh, in questo là. Caso forse è meglio non andare avanti nella strategia web, perché se le risorse sono così limitate probabilmente non consentirebbe a nessuno di fare un lavoro svolto in modo dignitoso, perché se... Poi. Vabbè, probabilmente lui non ha voluto continuare perché comunque stiamo parlando di una città in cui non ci sono tantissimi veterinari, quindi posizionarsi, avere un giro d'affari per lui non è difficile, però magari in una città più grande, diciamo 100.000 abitanti, potrebbe avere un senso per posizionarsi meglio su internet. Ma in generale è il discorso che fanno tutti, dai commercianti ai professionisti, non c'è ancora, almeno nella nostra realtà, quella mentalità di uscire fuori dal reale e di posizionarsi nel virtuale. È un problema nazionale, tanto è stato accettato, non è solo. Un problema anche di cultura. Quindi... di cultura digitale, ma di un problema culturale a 360 gradi. Vabbè, comunque interessante sicuramente l'approccio, la strategia, il blog, il riferimento ai social. Prego. Scusami, no. Beh, allora, diciamo che in questo caso, se intendiamo per prodotto editoriale un prodotto giornalistico, sicuramente non lo è. È infomarketing questo. Diciamo che in questo caso stiamo parlando di un qualcosa più vicino ad un blog aziendale, quindi ad un corporate blog, che poi in questo caso si riferisce allo studio di un veterinario, ma direi che ha poco senso pensare che si riferisca al veterinario piuttosto che al dietologo. Diciamo che parliamo di un blog aziendale di un professionista che cerca attraverso il blog una visibilità. Quindi sicuramente non è un prodotto giornalistico, è un prodotto in cui però c'è una strategia editoriale intesa come una strategia di contenuti da produrre e interrogarsi, il secondo passo è quello, su quali siano, come hanno fatto loro, gli strumenti giusti per veicolare quel tipo di prodotto. Però chiaramente non è un prodotto di natura giornalistica. Potrebbe, infatti stavo...
se questo amico doc, amico mio, diventasse un sito di informazione verticale sul mondo dei cani e dei gatti, magari non approcciando a quella tematica nel modo banale di tutti gli altri media, in quel caso potremmo, una telefonata corale, in quel caso potremmo, secondo me, parlare di un prodotto che prova a diventare un prodotto di natura giornalistica. Sicuramente non è giornalistico in senso stretto, perché manca l'attualità, perché io in qualsiasi momento posso cercare un'informazione, posso chiedermi e chiedere a Google perché il mio cane si comporta in un certo modo e il veterinario mi risponde. Quindi manca l'attualità, però c'è l'informazione sicuramente. No, volevo solamente aggiungere una cosa per darvi l'idea. In realtà, anche quando si sviluppa un blog o un progetto, spesso tra i termini che trovi nei preventivi, per esempio, c'è proprio la dicitura piano editoriale, anche se non si tratta di un quotidiano, perché in effetti tutta la fase di pubblicazione dei contenuti, delle news, eccetera, per quanto non si abbia a che fare con un quotidiano o un prodotto analogo, comunque stiamo sempre parlando di un meccanismo che richiama nettamente le logiche editoriali di altro ambito, di altro genere, per cui non è comunque così difficile trovare proprio questo tipo di termine. Quindi quando parliamo di strategia editoriale in generale, non ci si riferisce solo a quotidiani, portali di news, riviste e quant'altro, ma in generale tutte quelle piattaforme che erogano un flusso di notizie, di aggiornamenti, di input periodici. Anche se non hanno la pretesa giornalistica. Esatto, anche se non hanno la pretesa giornalistica. Quindi è quello, la dicitura corretta è proprio quello, piano editoriale. Però guardate, questo è un bel punto in effetti, cioè distinguere tra il piano giornalistico e il piano editoriale. Recentemente ho avuto la possibilità di fare un seminario di formazione all'Ordine dei giornalisti del Molise, perché poi anche adesso l'Ordine dei giornalisti, la formazione è diventata obbligatoria. Dei problemi sul microfono? Ti è caduto, sì. Ah, ok, non c'è più io. È caduto, quindi... Grazie. E giustamente noto che c'è sicuramente da parte dei giornalisti inconsciamente si entra in contrasto con quello che è il mondo dei blogger, perché il giornalista dice: ma io sono il giornalista, non sono un blogger, quindi il potere di produrre, tra virgolette, il potere, l'attitudine, diciamo così, a produrre contenuti che abbiano un valore professionale ce l'ho io, non ce l'ha il blogger. Io però credo onestamente, e l'ho detto anche nel corso di quel seminario, che questo non sia il modo giusto di ragionare. La rivoluzione del mondo dell'informazione, secondo me, sta in questo. Il valore del contenuto è un valore oggettivo. Se io, chiaramente magari non in questo caso, però ci possono essere casi in cui un blogger è bravissimo a scrivere, ad esempio, di turismo o di economia, e ci sono tanti casi in cui quel blogger viene notato da un magazine, da una testata online, e gli viene proposta una forma di collaborazione. Quel blogger dice: io produco un contenuto, non voglio iscrivermi all'albo dei giornalisti. Allora io mi chiedevo: che facciamo in quel caso? Lo consideriamo di serie B perché decide di non avere il tesserino che abbiamo in tasca noi giornalisti, perché non c'è scritto, perché non ha il tesserino con sottoscritto Ordine dei giornalisti? Lì si apre un discorso estremamente interessante. Io sicuramente, se parliamo dell'inchiesta giornalistica, è facile pensare che un giornalista in quanto tale sia in grado di produrre un'inchiesta giornalistica di qualità rispettando tutta una serie di regole, sia molto più bravo di quanto lo possa essere
magari un blogger, però su altri argomenti il contenuto fa la differenza. E quindi se il contenuto ha un oggettivo valore, che diventa anche un valore di mercato, perché quel contenuto potrebbe anche essere commercializzato, visto che è valido, allora a quel punto, secondo me, il blogger, al blogger bisogna dare la stessa attenzione che potresti dare al collaboratore di un giornale o magari a un giornalista, a qualcuno che giornalista lo è già. Perché secondo me il modo di pensare sotto questo punto di vista deve cambiare. Non è il tesserino che ti dice che sei più bravo a produrre contenuti rispetto a qualcun altro. È la capacità di costruire un contenuto che abbia un valore giornalistico e che abbia oggettivamente una sua validità in quanto tale. Che non è per forza un'operazione che riesce a fare chi ha questo tesserino giornalistico, ma questo poi è un'altra storia, però sicuramente anche questo è un tema. Veniamo a voi. Sì. Allora, noi abbiamo pensato un progetto, è un vero e proprio progetto da fare di persona, nel senso che abbiamo messo insieme le nostre esperienze per quanto riguarda me, l'ambientalismo, e lui, la clown terapia. E quindi c'è questo progetto che chiameremmo, il nome a cui siamo giunti è Germogli Allegri. In che senso? Questo progetto deve unire l'ambientalismo e la figura del clown per educare i bambini in età scolare, però, delle scuole elementari, quindi presentare dei progetti scolastici. Poi arrivo agli social network. No, no. Per sviluppare una coscienza critica per quanto riguarda il rispetto per la natura. Allora, noi avremmo pensato che faremo questo nelle scuole e poi utilizzeremo dei social network quali i blogger, dove fare una sorta di diario di bordo, dove raccontare queste esperienze. Attraverso proprio il racconto scritto, dei video, delle foto. Aspetta, andiamo con ordine. Sì. Apriresti il blog? Sì. Uno. Su questo blog cosa pubblicheresti e con quale cadenza? Allora, prenderemo due strade. Allora, pubblicheremo una sorta di diario di bordo proprio per raccontare quello che avviene e che facciamo. E quindi con la cadenza degli impegni che avremmo. Siamo andati di fantasia, ovviamente. Quindi YouTube per i video, ovviamente con le autorizzazioni e con tutto quello. Quindi integrare i video caricati su YouTube all'interno della piattaforma blog. Sì, della piattaforma blog. Che qual era? Hai scelto Blogger o WordPress? Blogger. Ok. YouTube, quindi, per integrare gli articoli. Poi eravamo indecisi per le foto. Eravamo indecisi nel senso che, non conoscendo bene le piattaforme delle foto, possiamo spararne lì una a caso, però non conosciamo bene l'utilizzo. E poi avevamo anche pensato di poter utilizzare le slide. Questo perché io, per esempio, per quello che faccio, so che le slide sono utili per veicolare delle informazioni oppure per spiegare proprio il progetto. Quindi tramite slide share. Sì. Interessante, come scelta. E poi utilizzeremo... Dimmi. Sì. Delle slide? Allora, le slide, nel senso che con la slide è facile spiegare... Ah, sopra slider, i progetti che noi presentiamo... Loro volevano sintetizzare il progetto attraverso il supporto delle slide e lei giustamente dice che è un'idea che mi piace perché di solito slideshare non lo considera nessuno, dice al posto di fare soltanto un post in cui spiego il progetto, preparo 10 slide e le posto su slideshare. Sì, con il percorso, le finalità... con quello che si usa nelle slide. E poi avevamo pensato che il blog si potrebbe anche utilizzare come piattaforma di divulgazione, proprio inerente alle tematiche che tratteremmo. E qui ci sarebbe da vedere con che cadenza, non so, settimanale, poi si scelgono i vari temi da divulgare. Questo perché?
perché nell'utilizzo del blog avremo la possibilità di allacciare un rapporto eventualmente o con i genitori di questi bambini che volessero vedere che cos'è il percorso che hanno intrapreso a scuola, o con gli insegnanti che magari vedono il progetto e possono comunque interagire poi con noi, essere interessati e proporlo poi in altre scuole, questo per avere una finalità di questo tipo. Ovviamente utilizzandolo come piattaforma di divulgazione entrerebbe poi l'uso di Facebook o Twitter. Allora, inizialmente noi avremmo pensato che sarebbe opportuno utilizzarli tutti e due, proprio per vedere quale dove riusciremmo ad avere più persone che ci seguono, insomma. Quindi valutare in un primo momento di utilizzarle tutte e due, non con il plugin, si chiama, ma postando delle foto, creando dei profili appositi e collegati al blog con lo stesso nome. Il plugin ti occorre per collegare il blog ai social. Sì. Per collegare Facebook a Twitter basta andare nelle impostazioni di Facebook o Twitter e collegarli tra di loro. Sì. Facebook lo utilizzeremmo facendo una pagina. Facendo una pagina che porti questo nome. In questa pagina molto probabilmente utilizzeremo delle foto, delle immagini con una breve descrizione e poi i link che riportano all'articolo del blog in questa maniera. E poi avevamo detto qualche altra cosa? Il discorso era iniziare a usarli tutti e due, poi attraverso appunto l'analisi dell'hashtag, le analisi di quelle che possono essere viste, i tempi di permanenza, comunque quello che i dati che si riescono a ricavare, poi vedere quale delle due è più interessante portare avanti. Questo, se non altro dal punto di vista degli argomenti trattati. No, io la ritengo intelligente come strategia, potrebbe sembrare, perché vista da un altro punto di vista, qualcuno ti dice quando parti devi avere le idee chiare e sapere bene che utilizzo puoi fare di Facebook, che utilizzo puoi fare di Twitter e quale dei due è più importante per te, a seconda del tuo progetto, in relazione al tuo progetto. Però io dico che nel momento in cui non ci sono errori o orrori nella gestione di entrambi e io voglio riservarmi di capire in 3 mesi, attraverso un test, quale è più efficace dal mio punto di vista, io credo che ci sia una fase anche di ascolto della rete, cioè capire le dinamiche, guardare i commenti, guardare le interazioni, e quindi questa fase, diciamo, beta in cui io metto in discussione il progetto e capisco qual è il social che può essere più efficace per quanto riguarda il mio progetto, ecco, questa capacità di ascoltare la rete, di rimettere, di rimodellare eventualmente il progetto, che secondo me è positiva. Quindi può andare bene, fermo restando però che nel momento in cui io, fatte tutta una serie di considerazioni, che potrei fare anche analizzando quello che fa la concorrenza inizialmente, perché l'idea vi potrebbe venire anche guardando quello che fanno gli altri o non fanno gli altri del vostro settore, però io dico che fatto questo, la cosa fondamentale dopo 3 mesi è: scelgo che vale per me, vale più Facebook, ma questo non significa che non devo più aggiornare Twitter. Cioè nel momento in cui li aprite tutti e due, avete il dovere di continuare a tenerli tutti e due vivi. Poi la frequenza con cui aggiornarli, l'utilizzo, collegarli o no tra di loro, perché ad esempio se scegliete Twitter potreste decidere di collegarlo semplicemente a Facebook, non il contrario come abbiamo detto stamattina, però ecco, questo la capacità di non tornare indietro, quindi di non escludere nessuno dei due, credo che comunque sia fondamentale. Cioè quello deve essere un punto fermo. Poi potete rimodellare, capire cosa è più importante, però il punto fermo è che non li potete chiudere, per capirci. Sì, sì. Ok? Sì, sì, è chiaro. Prego. Una domanda prima di tutto. Di voi che siete qui presenti, domani chi ci sarà? Voi, ok. Allora, vi ho fatto questa domanda semplicemente per un motivo, perché premesso che comunque all'interno, diciamo, del nostro programma ovviamente non stiamo trattando comunque le basi del social media, che si presuppone che comunque eventualmente saranno approfondite in seguito o chi non ha già questo tipo di basi, perché in realtà comunque ci sarebbero, dalle vostre domande lo intuisco, milioni di cose comunque da dire.
cercherò nella giornata di domani di, diciamo, come posso dire, comprimerle il più possibile, demandando poi ai materiali didattici che vi forneremo comunque tutta una serie di approfondimenti. Ovviamente comunque poi... Io vi consiglio, anche se magari non potete per questioni vostre, vi consiglio comunque, se potete, di veramente seguirla bene la giornata di domani, perché è complementare rispetto a quanto ci stiamo dicendo oggi, perché il suo approccio sarà l'approccio tipico di chi, con un occhio rivolto anche al marketing dei social media, all'utilizzo pratico di alcuni strumenti, proverà, dopo aver dato degli strumenti relativi alla strategia, a farvi capire anche qual è il modo migliore per applicarla, portandovi anche dei casi pratici e cercando di entrare nello specifico dell'applicazione. Più che altro perché effettivamente, lo vedremo domani, però a tante cose si dovrebbe rispondere aggiungendo tanto altro, ivi inclusa ad esempio la necessità, che va messa fin dall'inizio, di prevedere anche un budget per la promozione, per motivi particolari di cui parleremo domani. Promozione che significa soprattutto su Facebook, ma non solo, poi approfondiremo, per tutta una serie di ragioni che sono legate alle novità di Facebook, ma su questo poi ci arriveremo. No, interessante il vostro caso, mi sono segnato un paio di appunti, per questo ti avevo fermato prima. Innanzitutto il vostro tema chiave è quello della clown terapia. Prima cosa, per esempio, in un piano editoriale ideale, ma addirittura facendo un passo indietro, nel sviluppo della vostra identità, dovreste per esempio decidere che tipo di direzione dare alla vostra comunicazione, quindi in generale alla vostra identità e conseguente piano editoriale, cioè flusso di aggiornamenti, di relazioni social e quant'altro. Clown terapia è uno comunque di quei temi che possiamo affrontare in maniera spiritosa, scherzosa, divertente, probabilmente è quella la scelta, perché la clown terapia ha in sé proprio questa vocazione, però dobbiamo fare attenzione a non... prendere una via ibrida, per esempio di mezzo, tra il sensibilizzare con tristezza e il sensibilizzare con allegria. Sto banalizzando, sto semplificando, ma il concetto è importante. Dico questo perché per esempio quando voi mi avete detto il nome del progetto Germogli Allegri, magari è una fesseria, è una mia opinione personale, però io per esempio l'avrei chiamato Allegri Germogli. Perché? Perché effettivamente mi piace più il primo impatto del termine con il concetto dell'allegria. Statisticamente parlando, questi sono dati comunque che ci arrivano dalle piattaforme, un commento, un post positivo, allegro, ha circa 3-4 volte il potenziale comunicativo di un post di altro genere. Se ci pensate, in effetti, è una cosa che comunque affonda le sue radici in quelle che sono le abitudini degli utenti. Gli utenti perché sono sui social? Gliel'ha scritto il medico? No. Vanno sui social per svagarsi, per diciamo, dare libero sfogo alle loro passioni, ai loro interessi. Però statisticamente sulla massa è ovvio che faccia più presa un messaggio positivo, orientato sempre al positivo. Quindi, visto che già nella vita quotidiana l'utente si sente ammorbato da 100.000 problemi, se voglio sensibilizzarlo su un tema importante come questo, cerco di empatizzare su di lui, coinvolgendo tutto ciò che ho da dire di positivo in tutti i modi possibili, e quindi fino a partire dal nome, piuttosto che Germogli Allegri, che è carino come concept, partirei da Allegri Germogli, immaginando che dovesse essere questi i due termini. No, lo so, però era un buon esempio, diciamo, per, mi hai dato il là praticamente per spiegare questo discorso della necessità di empatizzare in un'ottica positiva. Poi domani non era previsto, però magari io vi faccio vedere un paio di esempi utili in questo senso, a capire come è viralmente utile orientare un messaggio in quella direzione. Riguardo il discorso di slideshare per i progetti, benissimo, comunque un'infografica, slide, quello va benissimo. La domanda, ecco dove, cosa che me l'ho scritto, l'altra domanda era dove metto le foto, ce lo siamo chiesti. Ora, giustamente, avete anche avanzato dei dubbi rispetto alla location delle foto e avete detto una cosa molto interessante. L'elemento interessante era: dovremmo conoscere le piattaforme. Aggiungo, oltre a dover conoscere le piattaforme, dovete anche integrare due considerazioni fondamentali. Prego. Faccia l'inchino, c'è la telecamera. Anche per lei però vale l'inchino.
Massimo, prego, però se no, Massimo, altrimenti non faccio in tempo a sentire loro, perché immagino che c'è. Sì, una cosa... allora concludo velocemente, poi effettivamente ne parliamo domani. La considerazione è: chi è il mio target? Dove si trova il mio pubblico? E sulle varie piattaforme che caricano foto, per fare l'esempio, com'è distribuito il pubblico? Perché, per esempio, se la mia comunicazione, non dico nel vostro caso perché ovviamente è molto ampia, ma se il mio target ideale è maschile o femminile, di un'età o di un'altra, cambia. Ad esempio, tra Flickr, Pinterest, Instagram e altri, posso decidere di concentrare le mie attività per ottimizzare le energie e gli sforzi di cui sono capace su Pinterest, nel momento in cui scopro che su Pinterest il 68-70% del pubblico della piattaforma è femminile. E di natura femminile, chi me lo ha detto questo? Me lo dicono le statistiche di Pinterest, quindi nella pianificazione, lo vedremo domani, ci sono tante tante variabili che vanno considerate all'inizio, però era molto interessante questo spunto e qui mi fermo, poi vabbè, il resto lo vediamo domani. Sicuramente ci sarà modo di tornarci ed è bene ritornarci. Ragazzi, forza e coraggio. No, c'è grossa confusione per... Oh, Chiara, io mi è piaciuto molto quel rimediare di Twitter, è bello, volevo dirtelo. Io sì, sono un po' fissata con i giochi di parole. No, però è bello, quel rimediare, perché ha scritto rimediare con media scritto grande nel post, vabbè, poi magari leggo il post perché altrimenti loro non mi capiscono, però volevo dirti che era spizioso. Andiamo avanti. Grazie. No, in realtà c'è grossa confusione perché volevamo fare un blog di informazione e cittadinanza attiva, che è molto bella a dirsi, però abbiamo tante idee. Guarda, apprezzo l'onestà, però non ce lo dire subito che c'è. No, ma lo dico invece, secondo, perché sono, sì, no, sono troppo leale da questo punto di vista. No, ma perché? Che c'è in testa? Di raccontare storie del territorio, che siano storie di successo, per cui poca cronaca, raccontando il patrimonio culturale nella provincia, noi siamo di Mesagne, in provincia, storie di riqualificazione ambientale di aree urbane e percorsi di turismo però esperienziale, questa parola. Lo so che ho detto tutto e niente, ma veramente sono veramente non so, non sappiamo come allora legare. L'idea è di fare informazione. L'idea è, partendo dal presupposto che c'è il suo zampino, perché giustamente voleva... Il suo zampino che però adesso viene assolutamente stromesso, visto che non si è assunto la responsabilità di parlare. Ok, perché ha delle finalità politiche. Però diciamo che il blog è un blog, diciamo, il concetto è la cittadinanza attiva. Il tema è... provo a vedere se ho capito, così proviamo a fare un brainstorming insieme. Il tema è l'ambiente, mi pare di capire anche le smart city, quindi tutto ciò che è tecnologia, eccetera, eccetera. Le buone pratiche e le storie positive che vengono dal territorio. Quindi diciamo che abbiamo quattro temi che sono uno più complesso, il turismo esperienziale, quindi diciamo che abbiamo un mondo dentro un blog, perché abbiamo 4-5 temi bellissimi che però da soli fanno un progetto editoriale serio. Quindi abbiamo, ipotizzando che sia un blog, abbiamo le 5 sezioni di questo blog che sono green, smart city, storie, non lo so come lo chiamiamo, lifestyle, diciamo, e i luoghi, cioè inteso come il racconto del territorio, il racconto delle storie del territorio. Queste 5 categorie fanno il progetto editoriale, che anche se dovesse avere finalità politiche, perché mi rendo conto che potrebbe essere concepito, perché il mio obiettivo è quello, ci sta, è il mio obiettivo, c'ho un obiettivo, se no non lo aprirei il blog. Io però penso che l'obiettivo possa essere centrato nel momento in cui non si capisce, almeno in una prima parte, che ci sono delle finalità politiche. Cioè, io cerco di raccontarti
di darti notizie su Brindisi, su queste tematiche, perché poi tra le altre cose, guardate ragazzi, io vi dico, dalla conoscenza del panorama giornalistico sul web generale, si perde poco tempo o c'è poca voglia di raccontare le buone pratiche. Noi ad esempio siamo partner di Tiscali News per alcune regioni del Sud Italia nel racconto, cioè ci hanno chiesto di raccontare tutto ciò che riguarda agenda digitale, smart city, innovazione, green economy, perché la scelta di Tiscali, di Agosti e di Soru che hanno voluto credere nel progetto è appunto cercare di raccontare ciò che non raccontano gli altri. Quando mi è stato chiesto, io in effetti ho notato che se andiamo a guardare internet, probabilmente sotto questo punto di vista non ci sono tanti siti che lo fanno, perché è molto più facile, è vero quello che diceva Massimo, il valore delle parole positive, negative, però è anche vero che purtroppo le news che tirano di più sono quelle negative, cioè è molto più facile fare visualizzazioni con la cronaca, click visualizzazioni con la cronaca, piuttosto che con le notizie negative, piuttosto che cercare di che fare visualizzazioni raccontando una storia positiva, una storia bella che viene dal territorio. Però ecco, in questo caso, se l'obiettivo è, il progetto è un progetto digitale sulla cittadinanza attiva, ben venga, sarebbe bellissimo secondo me realizzarlo. Io ci aggiungerei anche una sezione fotografica collegata a Instagram o altri social che possa raccontare meglio il territorio. Però non vi precedo, perché immagino che ci sia la parte della strategia social. No, in realtà... Dicevo, quello che ha detto Roberto sul potenziale comunicativo delle notizie negative può valere solo in determinati contesti dove esistono queste dinamiche già prima del web, soprattutto nei piccoli centri cittadini, ma in generale anche nelle città. Si ha comunque una curiosità di ciò che accade intorno a noi, che è ovviamente comunque legato più che alle notizie positive che a quelle negative, in virtù di meccanismi umani che sono ben noti, che ovviamente si manifestano poi nella morbosità, è un'estremizzazione ma è figlia comunque di quella, di quelle dinamiche, nella morbosità verso per esempio certi fatti di cronaca e quant'altro. Sono dinamiche che però, diciamo, alle quali bisogna fare attenzione. In generale un progetto di natura non giornalistica, per così dire, in realtà altre dinamiche, esatto. Quindi certo, la negatività può funzionare solo se voi, al di là di un giornale, di un quotidiano, aprite un blog per dire gli effetti negativi di parliamo del negativo che c'è nel mondo, eccetera, il che non significa che ripaghi, eccetera, eccetera. Quindi fate molta attenzione. Quindi la comunicazione positiva, statisticamente parlando, in generale, in un progetto editoriale di altro genere, è quello che comunque dirà di più. Ok, è importante da capire per quel motivo lì. Anche perché probabilmente a mesagne quantomeno a tutto un gap di entusiasmo che io percepisco. Probabilmente l'idea nasce anche da quella, cioè questa condivisione di buone pratiche. Cioè tu dici, facciamo emergere qualcosa, qualcosa che oggi non c'è perché non viene rappresentata, non viene comunque raccontata. Sì, è sotterraneo, è lasciato un po' ai margini. Cioè di cronaca sicuramente non abbiamo bisogno di parlare perché ci sono dei quotidiani cittadini che lo fanno e sono anche... Beh, questo secondo me è un progetto da realizzare. Cioè, se è impostato bene, è un bel progetto. Cioè, no, infatti... No, però i temi sono giusti. Poi, sicuramente in questo caso, essendo un progetto editoriale barra giornalistico, perché a differenza degli altri casi, questo potrebbe esserlo, sicuramente bisogna utilizzare Facebook, Twitter, dare importanza a determinati luoghi attraverso le foto, anche collegarlo a Instagram, quindi la denuncia di alcune cose sicuramente attraverso qualcosa che possa consentirmi
di stimolare l'interazione. Va fatto tutto un progetto abbastanza complesso, però il tema è interessante e io credo che se nella, diciamo che nella, in una strategia di comunicazione politica, io dico che è molto meglio dedicare attenzione e tempo a questo progetto piuttosto che chiamare il blog con il nome del candidato, addirittura del partito, addirittura della lista civica, dove l'unico risultato che ottieni è l'autoreferenzialità. Non l'abbiamo preso neanche in considerazione. E quindi quello che faccio è do uno strumento, un volantino, no? Il classico volantino, al posto di dartelo a mano ti dico guarda quanto sono bello sul mio blog. Però non è di 2.0, in quello non c'è niente. Perché poi, ad esempio, e chiudo la parentesi sulla comunicazione politica perché è un altro workshop, però è un bel tema, sicuramente molto attuale. Tutto ciò che abbiamo visto durante le elezioni per il Parlamento europeo, secondo me, non ha avuto assolutamente nulla di 2.0. Se guardiamo la comunicazione attuata da molti candidati, almeno dal 90% dei candidati, io vedo un parlarsi addosso, postare sui social la locandina che hanno affisso per strada, perché magari sui social non costa e per strada dovevano pagare l'affissione, ma questa è l'anticomunicazione politica, che è meno 1.0 e che non ha nulla sull'interazione, sulla partecipazione e sulla condivisione. Allora, se devi fare questo, probabilmente è meglio non esserci sui social, però comunque l'idea era interessante. Ascoltiamo anche la vostra idea. Anche Noi, partendo da quello che è già la nostra attività, quindi da I Love Brindisi, inizialmente abbiamo buttato giù diverse idee e abbiamo capito che comunque a seconda, avendo diversi tipi di contenuto, a seconda del contenuto probabilmente va buttata giù una strategia apposita. E abbiamo preso poi come riferimento un caso specifico, che è quello appunto del racconto di una storia positiva legata ad un personaggio della città o comunque del territorio. E abbiamo pensato che quindi si possa fare anzitutto un post sul nostro portale accompagnato da una video intervista. Quindi fare proprio questo format e chiamarlo I Love Brindisi Storia, qualcosa del genere. In realtà in passato l'abbiamo fatto, però diciamo in maniera non molto multimediale. E quindi la video intervista con YouTube e poi far girare il post sui social. E per farlo girare sui social abbiamo pensato che il miglior modo potrebbe essere quello di accompagnare un post di lancio dell'articolo ad un piccolo video teaser, e quindi lavorare su Facebook con Instagram, quindi con i 15 secondi che mette a disposizione Instagram, e su Twitter invece con Vine, quindi con i 7 secondi di Vine su Twitter, e quindi in questo modo riuscire a coprire già Facebook, Twitter, Instagram e Vine in maniera comunque più o meno composta. Inoltre abbiamo pensato che a questo si potrebbe associare un hashtag, abbiamo pensato a ILB Story, ILB come acronimo di I Love Brindisi, che tra l'altro è un acronimo che ogni tanto usiamo già, quindi già un po' gira. E poi abbiamo pensato anche che potrebbe essere interessante all'interno del post, oltre al video, al breve post di descrizione di quella che è l'intervista, associare anche una infografica su quella che è la storia del personaggio che siamo andati a intervistare. Molto interessante. E l'infografica, oltre ad essere sul sito e sul post, potrebbe anche essere postata avevamo pensato a Pinterest, per avere comunque un richiamo anche dal social network Pinterest sul nostro portale. Questa era l'idea. Oh. Perché Instagram è di Facebook e quindi è direttamente collegato e implementato con Facebook. Dall'altra parte, discorso analogo per Twitter e Vine, perché
mettiamo anche su Google Plus con YouTube. Voleva cercare apparentemente, perché di questo periodo. Dicevo comunque, ecco, la sovrapposizione gratuita è sconveniente perché ti richiede doppio impegno, ma soprattutto in realtà noi dobbiamo puntare all'ottimizzazione degli sforzi, che non significa agganciare tutti i soci uno con l'altro, però visto che comunque il prodotto è simile, Wine e Instagram, io personalmente magari deciderei l'uno o l'altro in modo tale da sviluppare un marketing adatto a quella piattaforma con tutte le conseguenze del caso. Mi viene in mente che potremmo fare un video di 7 secondi e caricarlo su Vine e direttamente su Facebook per averlo, cioè tanto è uno lo carichi su due piattaforme. Per esempio, se tu utilizzi anche le foto, potresti dire uso Instagram e ci butto dentro anche, diciamo, le foto e ovviamente decidi di orientarti in quella direzione, quindi va stabilito a monte, diciamo, che tipo di flusso prendere. Quindi c'è anche, per esempio, chi sceglie comunque di utilizzare due canali come questo, però per esempio su Wine ci metterò dei video di un tipo, Instagram video di altro tipo. La finalità è quella di, se apriamo più canali, di dare una motivazione concreta al pubblico per seguirci su tutti i canali. Se tu cloni i contenuti o li fai passare semplicemente caricandoli ex novo, sempre lo stesso contenuto su altre piattaforme, perché ti dovrei seguire su Wine e su Instagram? Questa è la logica. Okay. Comunque, provando... Siamo in chiusura e si capisce anche dai movimenti e dalla musica. La musica è sempre bella, va bene, però abbiamo la colonna sonora finale. Credo che sui piani editoriali ci siamo, cioè ci siamo. Mi piace l'approccio, mi piace anche la creatività che avete provato a portare nelle vostre ipotesi di progetto. Mi piacerebbe vederli realizzati, se li realizzate, twittate, postate, perché mi piacerebbe vederle concretizzate. Molte idee hanno bisogno di tempo, hanno bisogno magari di qualcuno che ci investa e che vi inviti a crederci, ma credo che siano idee che meritano sicuramente grande attenzione. Siamo davvero in chiusura. Io domani non sappiamo ancora, io non so ancora a che ora ho il treno, non so se tornerò domani mattina o se non farò in tempo e quindi devo andare direttamente in stazione. Però prima di salutarvi, fondamentalmente in questi tre punti, cioè comunicare davvero con il proprio pubblico ideando contenuti più pertinenti e di maggiore valore, di valore abbiamo parlato più volte nel corso di questa giornata, considerarsi come un business produttore di contenuti piuttosto che un fornitore di servizi, creare un sistema di notizie migliore, più grande, efficace e sostenibile, in questi tre punti ci sono molte delle cose di cui abbiamo parlato. Considerate che il vero valore siete voi, cioè la vostra capacità di produrre dei contenuti che partano da una creatività per cercare di avere la maggiore diffusione possibile, ma per cercare di creare, perché questo è il concetto, creare un valore attorno alla produzione del contenuto, al di là delle statistiche, al di là della quantità di visite, al di là di tutte le metriche tradizionali, perché ci sono altre metriche che sono l'impatto emotivo di chi vi legge, il coinvolgimento di chi vi legge, la capacità di coinvolgere chi vi legge, la capacità di produrre dei contenuti di qualità che possano creare valori e valori attorno ad una community che diventa la vostra community, quella che fa crescere il progetto editoriale. Se non avete altre domande, io ho finito. Se avete altre domande, restiamo fino a quando volete. No? Va bene così, vi ringrazio.